valle abbondante, oh valle abbondante, oh oh oh. Dona un soldo al tuo Witcher che protegge tutti. E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. In questi video andremo ad analizzare sequenza per sequenza, puntata per puntata, la serie Netflix di The Witcher, confrontando il tutto con i libri, trovandone le differenze, siano queste in accezione positiva o negativa. Oggi ovviamente partiamo con la prima puntata, intitolata L'inizio della fine. In questo episodio ci viene presentato da una parte Geralt alle prese con il Mare Minore e dall'altra Ciri, Calante, Ace e Sacco di Topo negli eventi che poi sfoceranno nel massacro di Syntra. Iniziamo così, in una specie di palude si aggira completamente solo un cerbiatto, vabbè, che non vedendo nessuna minaccia tenta di abbeverarsi. Improvvisamente da sotto quella che dovrebbe essere una pozza d'acqua di pochi centimetri spunta fuori un mostro che lotta con il nostro Witcher e che con un artiglio, come vedremo dopo, ferisce il cerbiatto. Segue una colluttazione abbastanza discutibile nella quale Geralt riesce a mani nude, perché ha perso la spada giustamente, a trattenere i vari arti della Kikimora mentre sta sott'acqua. E già qui ragazzi direi di fermarci e chiederci, ma com'è fatta sta puzza d'acqua? Cioè in pochi secondi è passata dal nascondere un'intera Kikimora che lotta con un Witcher ad arrivare al livello dei polpacci di Geralt? Vabbè, andiamo avanti. Finalmente finisce la bagarre con la vittoria del cacciatore di mostri, il quale a vedere gli occhi ha preso una pozione, ma non c'è dato sapere quale, che uscendo dall'acqua si ritrova davanti il cerbiatto ferito, che incredibilmente è rimasto ad assistere allo scontro, ma girato perché offeso da non essere stato invitato. No, vabbè, ovviamente scherzo, raga, ma non penso proprio che un animale, sebbene ferito gravemente, non cerchi almeno di scappare in una situazione del genere, no? In ogni caso, in questo momento arriva la prima battuta in assoluto, ma anche la prima battuta di spirito di Geralt, che prende in giro il suo prossimo pasto dicendogli: oggi non è il tuo giorno, eh? Alcuni di voi mi chiederanno se secondo me è fatta bene la Kikimora, oppure perché Geralt ha una spada e basta. La Kikimora non rispecchia per niente quella dei giochi o comunque quella del folklore dei paesi dell'est, ma non mi sembra fatta male. Per quanto riguarda le spade, purtroppo, quella che Geralt non utilizza la lascia sempre su Rutilia. Tenete a mente però che la spada d'argento ha il manico bianco, mentre la spada d'acciaio ha il manico nero. A questo punto parte la presentazione del topic dell'episodio con il simbolo, che ovviamente rappresenta la maledizione del sole nero, che vedremo tra poco. Il nostro Witcher si avvia verso Blaviken, in groppa Rutilia, esattamente dove dovrebbe trovarsi anche il cadavere della Kikimora. Pensate a che peso Geralt sta sottoponendo il cavallo. Nel libro, infatti, la Kikimora morta è trasportata da un asino, molto più adatto essendo una bestia da soma. Arrivati a Blaviken, ragazzi, la serie TV si distanzia proprio dal libro. Qui Geralt si avvia verso una taverna, incontra Renfri, che dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri e invece è mora con gli occhi scuri, ma vabbè, che gli offre cibo e birra. Ma appena arriva Marilka, figlia del capovillaggio, chiedendo il prezzo per la Kikimora, il Witcher prende e se ne va, senza dire niente alla donna che fino a pochi secondi prima gli stava versando la seconda birra. Vabbè. In seguito Marilka lo porta da Mastro Irion per la Kikimora. Né il guardiano degli innocenti, cioè il libro, invece va dritto alla capanna del capovillaggio, Caldemin, suo amico, il quale lo porta poi alla stessa torre. Ah, piccolo inciso, Marilka, che dovrebbe avere 5 anni, ma ok, afferma di aver ucciso un topo con una forchetta, ma in realtà nel libro il vero assassino di topi è Geralt. Infatti Caldemin gli raccomanda di non uccidere più nessun topo lanciando forchette in casa sua, almeno finché è presente sua moglie. Non capendo cosa ci fosse stato di male, il capovillaggio gli ricorda che il tutto è avvenuto al buio. La stessa cosa poi è citata in The Witcher 3, quando insieme a Triss il Witcher disinfesta un granaio scacciando i topi. Ma tornando a noi, Geralt arriva al portone della torre, tra l'altro gran lavoro per quanto riguarda il battiporta, spiccicato alla descrizione del libro, viene ricevuto dentro la torre da Stregobor, un potente mago. E anche qui c'è un'altra grossa differenza. Nella serie Geralt non conosce affatto Stregobor, mentre nel libro si sono già incontrati e addirittura il mago riconosce il Witcher dalla voce quando sosta davanti al portone.
La storia che segue dopo è la stessa ed è resa molto bene. La maledizione del sole nero, Renfri, Stregowar che cerca rifugio ovunque per scappare dall'ira della donna maledetta e Geralt che si rifiuta di ucciderla sotto espressa richiesta del mago. L'unica differenza è che nella serie TV Stregowar dice che Renfri è l'ultima donna sotto maledizione rimasta. Le altre sono state tutte eliminate, cosa che nel libro non dice. E tra l'altro noi che abbiamo giocato la trilogia videoludica sappiamo che non è vero, data l'esistenza di Sianna. Però, magari, visto che fu bandita quando era piccolina da Toussaint, non si diffuse molto la notizia, quindi possiamo salvare così la cosa, dai. Si passa a Sintra, dove vediamo per la prima volta Ciri e i suoi nonni in un siparietto simpatico. Un grande applauso va agli scudi lore approved dei Cavalieri di Sintra, tanta roba. Aist, per chi non lo sapesse, è il fratello di Re Bran Tuirsea, delle Skellige, il sovrano di cui si vede il funerale in The Witcher 3, non appena Geralt trova Yennefer nelle isole. Per quanto riguarda Calanti, invece, c'è stato un acceso diverbio su Twitter tra Lauren Isrich, cioè la produttrice della serie TV, e alcuni fan. I capelli della regina di Sintra, di che colore sono? I libri per la prima volta creano un po' di confusione. A quanto pare le varie traduzioni hanno creato delle diversità. In alcune lingue Calante ha i capelli molto simili a quelli di Ciri, in altre invece la sua chioma è color topo. Stessa confusione avviene sul nome del druido che si trova a corte. Si chiama Ermellino o Sacco di Topo? In realtà non è importante come si chiami, ma lo è saper identificare i due nomi nella stessa persona. Esattamente la stessa cosa che dovete fare quando Aist cita gli spettri di Morrogh e Calante risponde citando la caccia selvaggia. Ragazzi, sono la stessa identica cosa. Comunque, dopo l'avviso che Nilfgaard è ormai alle porte di Sintra, l'attenzione si sposta di nuovo su Geralt, che mentre raccoglie delle erbe nel bosco viene interrotto da Renfri che gli chiede di Stregobor e gli racconta tutta la sua triste storia. Un plauso va ai capelli tagliati irregolarmente della donna, molto fedeli al libro. Non fedele al libro è la frase: con l'aiuto di Lilith eliminerò chiunque si metta in mezzo. Ragazzi, non esiste proprio che Renfri dica una frase del genere. Comunque, una cosa che la serie TV non fa neanche lontanamente capire è che Renfri in realtà dovrebbe essere la rappresentazione di Biancaneve. È stato ordinato dalla sua matrigna ad un cacciatore di ucciderla in mezzo a un bosco. Stregobor ha tentato di avvelenarla con una mela alla bella donna e ha vissuto con 7 gnomi per un periodo, giusto perché lo sappiate. Si passa così alla battaglia di Marnadal, dove Sintra ha la peggio. Nulla di particolare da dire sulle varie scene, tranne che per una cosa. I Nilfgaardiani hanno vinto contro i Sintriani utilizzando degli elmi che ostruiscono totalmente la vista. Addestramento top. Vinta la battaglia, si preparano ad assediare la città, mentre Calante viene ferita gravemente e riportata tra le mura. Ah, Aist muore. Si ritorna da Geralt, a cui piace sussurrare i cavalli a quanto pare, che racconta a Rutilia la storia del suo primo mostro. E nei libri questa storia la racconta a Iola o Aiola, una sacerdotessa di Melitele che ha fatto voto di silenzio. In ogni caso arriva la solita Renfri che, non si sa come, trova sempre il Witcher quando cazzeggia nei boschi e gli dice che lascerà Blaviken l'indomani, quindi i due finiscono a letto insieme. In realtà nel libro questa conversazione avviene, ma verso mezzanotte e nella soffitta del capovillaggio, dove Geralt accetta di passare la notte, e nella quale Renfri si intrufola per avvisarlo che lascerà Blaviken il giorno dopo e anche per avere del buon sesso col Witcher. Ritornando a Sintra, assistiamo allo straziante discorso di Calante, che sul letto di morte dice le sue ultime parole alla nipote Ciri. Il fatto che il suo urlo possa scuotere i bicchieri, a quanto pare, però non è degno di nota per il ragazzo che la deve scortare fuori dal castello. O forse lui stesso è a conoscenza dei poteri della fanciulla? Boh, non c'è dato sapere anche perché muore nella scena dopo. Fatto sta che Calante nel libro chiede ai suoi sudditi una morte veloce, di spada, ma visto che nessun suddito possiede il coraggio necessario, decide di buttarsi dalla torre. Nella serie TV invece vediamo solo il salto. E qui si arriva alla famosa scena del mercato di Blaviken. Nel libro Renfri parla dell'ultimatum di Tridan, come uno dei tanti modi che potrebbe usare per stanare Stregobor dalla sua torre. Geralt a questa affermazione chiede spiegazioni, giustamente, alla donna, ma non riceve una risposta esaustiva. Come ho già detto, Renfri poi, prima di finire nuda tra le braccia del Witcher, mente, dicendo che se ne andrà da Blaviken. Sarà Caldemin, il capovillaggio, a spiegare in seguito a Geralt dell'ultimatum di Tridan, che altro non è che una carneficina di persone innocenti mentre si assedia al rifugio della persona che in realtà è l'obiettivo degli assedianti.
Oppure, in parole povere, uccido tutti gli abitanti ad uno finché non esce lo scoperto, cosa che nella serie non traspare, tranne che in una frase di Renfri. Quindi Geralt si recca nella zona incriminata e trova gli uomini di Renfri armati fino ai denti, aspettando il suo arrivo. La scintilla che fa scattare il combattimento proviene da questo individuo. Conosciuto come Sivril, nel libro almeno, è una nota agrodolce in questa scena, almeno secondo me. Le orecchie non sono appuntite come quelle degli elfi che si vedranno nelle prossime puntate, ma non sono neanche come quelle degli umani. Questo è stato un ottimo lavoro da parte dei creatori della serie, infatti, dato che Sivril è ciò che viene chiamato mezzelfo nel mondo di Geralt. Ho molto apprezzato questo dettaglio. Poi, il solito mood politically correct di voler aggiungere o modificare razze dove non c'è proprio bisogno rovina un po' il tutto. Quindi, botte, sangue e violenza, un accenno del segno Ard usato molto superficialmente, fino a che spunta fuori Renfri con Marilka come ostaggio. E Geralt, di tutta risposta, chiede a Renfri con un gesto della mano tipico italiano: ma che cazzo stai facendo? No dai ragazzi, fermiamoci e guardiamo uno dei momenti più bassi di questa puntata. Ma che segno è? Non vuoi fare Axie uguale a quello dei videogiochi? Mi va bene, anzi, ma non usare il gesto del cosa stai dicendo barra facendo, anche conosciuto come il gesto del mangiare. Non è che se ci ficchi dentro un effetto speciale scrauso puoi spacciarlo per Axie, il segno che confonde la mente. No no raga, bocciato. Come bocciata anche l'idea malsana di far tenere a Geralt la spada non tramite l'elsa, no, tramite l'ama. Come a dire, ehi, sai che sono finte, vero? Doppia bocciatura in pochi minuti di scene. Al contrario, molto bello lo scontro finale, molto brava l'attrice di Renfri, nonostante la sua morte sia diversa nel libro, in cui muore causa ferita alla femorale. L'intramezzo della fuga di Ciri, regà, è un altro momento assurdo. Ma cos'è sta cosa? La faglia di Sant'Andrea? Ma come fa una roccia di pochi metri a cadere e a creare un distaccamento di placche? Ma dai, cos'è? Vabbè. Arriviamo al finale nel quale Stregobor raggiunge il mercato e, vedendo il cadavere di Renfri, chiede a Marilka aiuto per trasportare la donna alla torre per fare l'autopsia. Geralt ovviamente non vuole permetterlo e quindi il mago aizza la folla che comincia a tirare sassi contro il Witcher. A questo punto Marilka dice a Geralt di andarsene e di non tornare mai più. Geralt prende lo spillone di Renfri e si allontana. E finisce così la puntata. In realtà nel libro alcune cose vanno diversamente. Arriva Stregobor, vuole il corpo per l'autopsia, Geralt lo minaccia con la spada e fin qui ci siamo. Ma in quell'occasione il mago prende e se ne va, dicendo di tornare a Kovir, dove viveva prima di questa vicenda. La folla solo allora comincia a lapidare il Witcher, il quale si difende usando Quinn, il segno della difesa. Il racconto si conclude con Caldemin che dice a Geralt, come fa sua figlia nella serie, di andarsene e non tornare mai più. Si inizia in un'ambientazione tipica di quei tempi, un paesino di campagna, nel quale seguiamo già dopo pochi secondi le gesta di un ragazzo che cerca di rimorchiare una coetanea regalandole delle margherite. La ragazza di tutta risposta si indigna e butta i fiori per terra, dicendo che preferiva delle rose e che le margherite non valgono niente. Il ragazzo, sconsolato, le chiede se può baciarla lo stesso e lei ci sta. Ok. Durante l'amoreggiamento, visto l'incredibile interesse da parte sua, la ragazza si accorge che le margherite sono sparite. Voltandosi, la regia inquadra per la prima volta nella serie la nostra Yennefer, molto prima che diventasse una bella maga. Volevo spendere una parola sull'ottimo lavoro svolto sul colore, correttissimo, dei suoi occhi, veramente fighi. Non come quelli di Ciri, che oltre il colore sbagliato, visto che dovrebbero essere verde smeraldo, si vede lontano un miglio che sono lenti a contatto. Questo però è dovuto al fatto che Anya Chalotra, l'attrice che fa Yennefer, avrebbe dovuto anche lei usare delle lenti, ma non ci riusciva. Le davano troppo fastidio e questo avrebbe compromesso la sua interpretazione. Quindi la troupe ha deciso di optare per la CG. E per questo che Yennefer ha degli occhi davvero convincenti. Freya Allan, Ciri nella serie, invece è riuscita nel suo compito di portare le lenti, ma non sempre. Se state attenti si vede benissimo che nelle scene in cui piange i suoi occhi sono molto ma molto più reali. Questo perché, come ha confessato in un'intervista, non riusciva proprio a piangere mentre aveva su quelle lenti. Quindi per Ciri scene normali, lenti colorate, e si vede.
scene di pianto uguale CGI. A difesa di entrambe, io che ho provato molte lenti del genere, posso dire che sì, anche se si è abituati, possono dare comunque abbastanza fastidio, quindi le posso capire. Comunque, la coppietta comincia a insultare e a... No, seriamente, regà, cosa stanno facendo? Le stanno tenendo le braccia dicendo le cose che avrà sentito da una vita ormai. Ok, Yennefer ha bisogno di avere un altro trauma perché la puntata inizia, abbia uno scopo, l'ho capito, ma potevano sinceramente sfruttare meglio la coppia. Non so, potevano buttare di nuovo le margherite per terra, prendere la faccia di Yen e schiacciarla contro i fiori dicendo frasi del tipo «Ora ti piacciono, ora li vuoi ancora?» o almeno qualcosa di simile. Avrebbe avuto molto più senso sia come scena, sia come evento, tra virgolette, forte per giustificare il teletrasporto di Yennefer. Tra l'altro, regà, tutto questo background di Yennefer nei libri non c'è. Si sa solo da un flashback della stessa maga che suo padre era arrabbiato con sua madre per aver partorito una tale deformità e, dopo aver picchiato Yen, disonorò la moglie tradendola con un'altra donna. La madre, arrabbiata, se la prese con la stessa Yennefer, ovviamente, picchiandola. In seguito, sempre nei libri, si scoprirà che Yen, dopo essere diventata una potente maga, tornò a vendicarsi dei suoi genitori, ma non ci è dato sapere in quale maniera. Ma la puntata va avanti e la nostra protagonista si trova in quello che sembra essere una specie di caverna con colonne di pietra abbellite con splendide ossa e teschi. E qui viene presentato un altro personaggio importante, cioè Istrid. Un mago che, a quanto dicono i libri, è di bell'aspetto, dimostra 40 anni, ha i capelli striati di grigio. Istrid rivela a Yennefer che si è teletrasportata nella Torre dei Gabbiani, detta anche Tor Lara, if you know what I mean, ovvero la torre più alta dell'isola di Thaned, in breve Aretusa. E qui avviene uno scambio di battute fuori da ogni canone morale. Oh, sei una vergine? Mi dispiace. Ma in che mondo ti viene da dire a una persona che ti è appena piombata a fianco «Oh, sei una vergine?» Con che leggerezza? «Oh, hai preso il giubbotto nuovo?» In che senso? Cosa vuol dire? Il senso dell'affermazione però è comunque corretto. Nel mondo magico si definisce vergine chi non sa ancora controllare il proprio potere a causa della sua verginità sessuale. Quindi vergine in tutti i sensi. Subito dopo, Istrid, per evocare il portale che rimanderà Yen a casa, mangia quello che hanno voluto identificare con il Fenwed, ingrediente alchemico raro, il cui nome significa figlio del sole, che si dice sia apparso alla morte di Lara Dorren, o comunque dove è stato versato del sangue ancestrale. Per ulteriori informazioni su chi è Lara Dorren o cos'è il sangue ancestrale, il link al video è in descrizione. Comunque molto bella l'idea, bravi sceneggiatori. Yen torna a casa, ma durante lo svolgimento delle sue mansioni arriva il padre, che la spinge per terra senza un valido motivo. Anche qui, regà, avrebbero potuto giocarsela molto meglio, secondo me. Ho capito che devono far capire al pubblico che il padre la odia, ma qualcosa in più di via di qui e della relativa spinta potevano inventarsi, no? Comunque, arriva un nuovo personaggio importantissimo, Tissaia de Vries, reggente dell'Accademia di Aretusa. Tra l'altro, regà, come ho già detto durante le live, lei è l'attrice che più ho amato nell'intera serie, almeno della prima stagione. Sempre perfetta, sempre impeccabile, ha avuto per tutto il tempo quell'interpretazione che mi ha fatto dire «Cazzo sì, è veramente Tissaia!» Si è calata nel ruolo in pieno e mai mi ha fatto pensare a lei che stava recitando una parte. È anche una delle scelte del cast più azzeccate, non a caso chi ha giocato Blood and Wine l'ha già incontrata, se così si può dire. È la stessa donna che ha dato la voce a Danna Henrietta, la duchessa di Toussaint. Quando l'ho scoperto, regà, ci sono rimasto. Che figata. Dopo questo excursus, ritorniamo alla storia. Tissaia si presenta davanti a casa di Yennefer avendo sentito la creazione del suo portale e chiede al padre quanto costa un maiale, 10 marchi, e in seguito quanto costa Yen, 6 marchi che durante la negoziazione diventano 4. 4 marchi. Molti sul web, tra cui il mio collega X Letalis, hanno dato contro questa affermazione dicendo che questa valuta è in uso a Nilfgaard, non a Vengerberg, che si trova nell'Edirn, giusto a metà,
Nel senso che è sbagliata la valuta, ed è vero, ma non perché appartiene all'impero. A Nilfgaard ci sono i marchi nilfgaardiani, ma i marchi di cui parlano qui si riferiscono probabilmente ai marchi di Narok, principato di Kovir e Povis. Quindi qual è la valuta giusta? In realtà il padre di Yen avrebbe dovuto chiedere 4 ducati, essendo questa la moneta corrente dell'Edirn, o al massimo 4 oren, moneta dalla regione della quale arriva Tissaia, cioè Temeria. Insomma, errorino geografico. E anche piccolo errore sugli attori a margine. Marito e moglie hanno entrambi i capelli neri come pece. Perché tutti i loro figli hanno i capelli castani? Coincidenze? Io non credo. Ma andiamo avanti. Yennefer viene portata da Retusa e rinchiusa in una stanza, da cui tenta di uscire, ma invano. Disperandosi per essere stata venduta per 4 soldi, tira un pugno allo specchio rompendolo. Tenete bene a mente quest'immagine perché ci servirà in una delle puntate a venire. E con Yennefer, che tenta di tagliarsi le vene con dei pezzi di specchio rotto, si apre la puntata. La regia inquadra il secondo simbolo della serie, una stella di ossidiana circondata da delle anguille, gioiello che Yennefer porterà al collo e che fa riferimento ovviamente alle sue colleghe novizie. Intanto, una Ciri sconsolata vaga per il bosco, scappando da persone che la cercano e gridano il suo nome. Nei libri questa parte non è descritta così scrupolosamente, si dice solamente che Ciri passò del tempo con dei druidi che aiutavano gli orfani della guerra, tra cui appunto lei. Nella serie comunque prova a mangiare delle bacche velenose, ma viene fermata da uno strano individuo, ovviamente di colore perché il politically correct bisogna infilarlo dappertutto senza un minimo di cognizione di causa. Ma, raga, mi spiego meglio. Ho amici dappertutto nel mondo, amici di colore giapponesi, cinesi, bulgari, russi, tunisini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io e il razzismo siamo ai due poli opposti. Ma sinceramente, e lo ripeterò più volte in questa serie, non ha senso. Né a livello di cast, né a livello di trama. Perché se proprio vogliamo vedere, gli elfi di colore, chiamati Black Shed o Black Sad, si trovano nel profondo sud del continente, quindi altro errore, ma ok. L'elfo fa segno a Ciri di seguirlo e insieme arrostiscono un topo. Dara, questo è il nome del ragazzo, inizialmente non parla con Ciri, perché ha paura che sente il suo accento elfico e porta un cappello per nascondere le sue orecchie. Ciri fa delle domande a Dara, che ovviamente resta in silenzio, quindi inizia una digressione su quanto sia grande l'uccello che Kair ha sulla testa. Va bene. Dopo un'inquadratura sulle sue ciabatte, Ciri avvista un accampamento nel quale sventono la bandiera con 3 leoni in campo azzurro. È la bandiera di Sintra. La ragazza parte in quarta per raggiungere il posto, ma Dara non la segue, sempre per i motivi citati poco fa. O forse anche perché la persona a cui ha appena salvato la vita e dato da mangiare l'ha chiamato Mangiaratti. Ai posteri la tua sentenza. Ci si sposta a Posada, piccola frazione del Dol Blatanna, la Valle dei Fiori, regno degli Elfi e soprattutto, in seguito, regno della regina Enid Angleanna, anche conosciuta come Francesca Findeber, membro fondatore della Loggia delle Maghe. Finalmente incontriamo un altro dei protagonisti della serie, Ranuncolo, o conosciuto dai più come Dandelion. Tra l'altro, regà, ci ho messo un po', ma alla fine ho riconosciuto il suo doppiatore. È Alessio Puccio, lo stesso che ha dato la voce a Harry Potter. Comunque, Ranuncolo non riscuote molto successo come bardo, almeno al momento. Gli lanciano del pane per farlo stare zitto, che prontamente raccoglie e si mette nei pantaloni. Si accorge però che l'unico nella taverna a non averlo insultato è proprio un Witcher, Geralt di Rivia. Nei libri i due ovviamente si conoscono già. Geralt va contro la ballata che Ranuncolo stava cantando fino a poco prima, affermando la non veridicità delle creature di cui canta, ma appena viene scoperta la sua identità, tra l'altro dallo stesso bardo, si accinge a lasciare la taverna. Viene però fermato dalla richiesta di un ragazzo, uccidere un diavolo che ruba tutto il grano. Pagamento in anticipo 100 ducati. Ma come? Il Dol Blatanna si trova a est di Edirne e Kedwen e giustamente a Geralt vengono proposti i ducati, mentre a Wengerberg si parla di marchi? Boh, non capisco questa incongruenza. Comunque, Geralt alza il prezzo a 150 e il ragazzo accetta, dicendo di essere sicuro della sua decisione, visto che sa che il Witcher non fa prigionieri. Ovvia citazione a ciò che è successo a Blaviken, ma totalmente in disaccordo col libro. In cui chi assolda Geralt, uno è un uomo di nome Ortica
che i due protagonisti incontrano per la strada e che li invita ad entrare in casa sua per trovare un accordo sul contratto, e due, non vuole assolutamente che si uccida il mostro, ma che il Witcher lo acciuffi o che lo mandi fuori dai loro campi. Quindi Geralt si avvia, seguito da un indesiderato ranuncolo, attraversando la Valle dei Fiori, fatta veramente benissimo dai creatori della serie TV, ragazzi, bellissimo paesaggio, non rovinato neanche dal pugno che si prende in pancia Dandelion o ranuncolo per aver chiamato il Witcher macellaio di Blaviken. Ci spostiamo di nuovo ad Arethusa, dove una ferrea Tissaia, dopo averla salvata dal suicidio, comincia l'addestramento di Yennefer e delle altre novizie. Sabrina Glevisig, Fringilla Vigo. La reggente fa una breve introduzione e chiede alla lieve di sollevare il sasso davanti a loro senza toccarlo, ma volevo farvi soffermare su ciò che fa Yennefer. Non riuscendo a lanciare l'incantesimo, complice anche l'aver perso troppo sangue, prova a mangiare i fiori, esattamente come ha visto fare a Istri da inizio puntata. Tissaia se ne accorge e le tira un'altra bordata vocale e morale. Ah, bellissima anche l'isola di Thaned, raga, che spettacolo, veramente. Mentre Yennefer ritorna da Istrid, Ciri arriva finalmente all'accampamento, allestito dopo il massacro di Sintra. Non so se è stata la fame o se a palazzo si usa così, ma la nostra Ciri decide bene di saltare una fila chilometrica per avere una scodella calda. Giustamente questa donna la rimette al proprio posto e, meno giustamente, dice che la regina Calante dovrebbe marcire all'inferno. I pensieri di Ciri vengono subito interrotti da un ragazzo che comincia a parlare di uccidere elfi, perché durante l'anno passato il re degli elfi, Filavandrel, ha voluto rivendicare la terra di Sintra. Lasciate che vi spieghi la collocazione geografica del continente. Qui c'è Sintra, e qui ci sono le Montagne Blu dove abita Filavandrel. Premesso che gli Scoia'tael ancora non si erano formati, perché ciò accade durante la seconda guerra contro Nilfgaard, nei libri gli Elfi non hanno combattuto durante la guerra di Sintra. Quindi, che rivisitazione storica è? Ma vi pare che Filavandre si fa 8000 km dall'altro capo del continente senza un motivo valido per andare a cagare il cazzo a una regina che tra l'altro ha sangue d'elfo nelle vene? E in più assolutamente non razzista? Ragazzi, la collezione delle orecchie, per favore, la facciamo fare a Daryl di The Walking Dead, che dite? Comunque, Ciri viene invitata nella tenda della famiglia nobile del ragazzo e si presenta col nome di Rullo di Tamburi, Fiona. E qui mi sono cascate un po' le palle. Fiona, ragazzi, è sempre stato il primo o secondo nome delle donne della famiglia reale di Sintra. Fiona, moglie di Coram II. Calante Fiona Rhiannon, Pavetta Fiona Rhiannon e, secondo Rullo di Tamburi, Cirilla Fiona Helen Rhiannon. Ora, con quel colore particolare di capelli, quel mantello che indossavano solo le persone altolocate, come le ha spiegato il ragazzo poco prima tra l'altro, la scelta proprio di quel nome non mi è sembrata proprio una furbata. Però lo stealth per Ciri a quanto pare riesce, anche se deve subirsi un'altra bordata di insulti alla nonna Calante per aver, secondo la madre di questa famiglia, portato la distruzione a Sintra. Nel tentativo di essere gentile con Ciri, la donna ordina a Ebot di dare alla ragazza i suoi stivali. Ciri manco ringrazia, ma vabbè. Volevo più che altro soffermarmi su Ebot. Che razza è? Un nano? No, tutti i nani hanno la barba e, anzi, la trattano come se fosse sacra, ovunque vadano, da Maacam a Nilfgaard. Uno gnomo? No, orecchie troppo poco pronunciate. Un grig? No, troppo alto. Un bobolac? No, troppo glabro. Un halfling? Potrebbe essere, se non fosse che gli halfling vanno in giro scalzi e hanno della peluria sui piedi un po' come gli hobbit. Quindi ragazzi, davvero non so come classificarlo. Ditemi voi. Intanto ritorniamo da Geralt e Ranuncolo, che si accingono a scoprire l'identità del ladro di grano. Purtroppo nella serie non sottolineano il fatto che questo diavolo sia intelligente perché si nasconde in un campo di canapa. La canapa infatti emana una forte aura e ogni tipo di magia in queste condizioni farebbe cilecca. Comunque trovano il mostro molto presto e in questa immagine possiamo vedere il Silvano caricare il Witcher.
con gli occhi chiusi. Sinceramente preferivo la rivisitazione della CD Projekt per quanto riguarda il Silvano, ma questa è quella veramente fedele al libro. Bravi. Mentre Geralt viene colpito alla testa da un secondo avversario, si ripassa da Aretusa e al rigido addestramento di Tissaia. In questo caso l'esercizio è cercare di entrare nella mente di chi ci sta davanti per scovarne le paure peggiori. Yennefer, dopo un lungo tempo, dice che la compagna di fronte a lei ha paura dei serpenti. Tissaia la riprende elencandole tutte le cose che non riesce a fare o che impiega lunghissimo tempo per imparare, facendosi sentire delusa anche dalla menzogna appena pronunciata da Yen, e come ciliegina sulla torta svela a tutta la classe la sua paura peggiore: non essere amata da nessuno, anche se fosse bellissima. Questa è la leva che serve a Yennefer per leggere nella mente di Istrid nella scena dopo. E in questo fotogramma possiamo notare anche che non solo hanno sbagliato il colore degli occhi del mago, che dovrebbero essere grigi, ma si vede anche che sono fintissimi. In ogni caso si passa di nuovo all'accampamento sintriano, nel quale Ciri confessa la sua ricerca di Geralt di Rivia alla donna che l'ha accolta. In particolare quest'ultima chiede a Ciri se l'uomo che cerca è un cavaliere, e giustamente la ragazza afferma di non saperlo. È giusto, perché Geralt diventerà cavaliere tra circa 4 anni, esattamente nella battaglia del fiume Yaruga nel 1267, dove aiuterà la regina Meave proprio di Rivia Illyria. Dopo questa breve parentesi, ad Aretusa Tissaia sveglia Yennefer in piena notte e la mette nuovamente alla prova, come il resto delle adepte, dicendole di imbottigliare un fulmine dentro una bottiglietta di vetro. Tutto questo a Tor Lara, nella quale nei libri, regà, non è permesso a nessuno di entrare e soprattutto non è permesso a nessuno di usare magie neanche lontanamente vicino ad essa. La causa è un portale instabile al suo interno. Ma comunque, dopo aver fallito di nuovo e aver lanciato un fulmine dalla mano, Yennefer viene presa da parte da Tissaia, che le fa l'ennesima ramanzina. Nel libro, in realtà, le dice che la rispetta perché non ha provato a tagliarsi le vene per attirare l'attenzione, ma per morire davvero. In realtà, lo sanno tutti che il metodo giusto è straight on the road, not crossing the road, ma ok. Intanto, Geralt e le sue pupille più grandi del normale è legato insieme a Dandelion, come prigioniero del Filavandrel di cui parlavamo prima. Piccolo inciso, nei libri il re degli elfi arrivava su un cavallo bianco come la neve, esattamente del colore dei suoi capelli. Qui, non esattamente. Ma ciò che dice Filavandrel è più che corretto. I suoi antenati hanno collaborato con gli umani e sono stati derubati di ogni cosa. Dopo la congiunzione delle sfere, quindi dall'arrivo della magia nel continente, gli umani chiesero agli elfi di insegnare loro a controllare il caos. Nacquero così i primi maghi umani, e si sa, l'uomo agogna come prima cosa il potere. Scelsero quindi di umiliare e cacciare gli elfi dai loro palazzi, di esiliarli così da avere il controllo assoluto. L'evento in questione è chiamato la Grande Epurazione. È vero, molti si sono lamentati del fatto che il dialogo tra il re degli elfi e Geralt sia stato tagliato causando cringe. E sì, ho letto veramente lamentele con queste esatte parole. A me cringe non ne ha causato, ma ammetto di essere stato un po' deluso dal fatto che della semplice dialettica abbia fatto cambiare idea a Filavandrel, mentre nel libro c'è stato bisogno dell'intervento di Dana Mead, una specie di dea chiamata dagli elfi la regina dei campi, che comunicando telepaticamente con Filavandrel fa sì che Geralt e Ranuncolo siano liberati. Yennefer intanto dice a Istrid che Tissaia sa dei loro incontri. Sì, non è il miglior frame che potevo prendere, però vabbè. Durante il dialogo, il mago di Banard racconta che i teschi intorno a loro sono degli elfi che costruirono Aretusa ancora prima dell'arrivo degli umani. E visto che Yennefer, dopo aver mangiato il Fenawed, apre il relativo portale al primo tentativo, Istrid chiede sterrefatto come abbia fatto. Yen rivela che il suo vero padre era un mezzelfo. Errato. Nei libri il sangue elfico proviene dalla madre. Ma quello che dice in seguito è vero, il sangue elfico è il motivo per cui ha tutte quelle deformazioni. Così i due cominciano la loro relazione di amanti.
Il tutto però è stato orchestrato da Tissaia come compito assegnato a Yennefer, esattamente come Stregobor, che abbiamo visto nel primo episodio, abbia affidato il compito di indagare su Yen a Istrid, il quale prontamente rivela il segreto del sangue elfico. Intanto nell'accampamento sintriano succede il delirio e giustamente la donna che ha accolto Ciri decide nel panico generale e per futili motivi di mollare una centra dritta in faccia a Ebbot, che non aspettava altro pretesto per ucciderla. Ciri viene salvata da quello che poche ore prima aveva chiamato senza pudore mangiaratti e nella fuga si accorge della morte del collezionatore di cartilagini elfiche. Beh, almeno così ha smesso di prendere a coltellate la storia reale degli elfi. Prima che Ciri fugga, sul campo di battaglia appare Kair e, giusto per dire, questo è lo screenshot numero 104, con l'armatura e l'elmo più discutibili del mondo. Meno male, ragazzi, che hanno già detto che nella seconda stagione cambieranno le armature dei Nilfgaardiani. Deo gracias. Qui però, ragazzi, arriva la scena delle adepte trasformate in anguille per fornire ad Aretusa potere magico. E io dico, va bene trasformare Tor Lara in un'aula di Hogwarts, facciamo anche finta vada bene avere Fringilla Vigo di colore e Sabrina Glevis bionda, ma nei libri non c'è niente di tutto ciò. Gli studenti, diciamo, non particolarmente dotati, o comunque quelli che fallivano, venivano trasformati non in anguille gialle, ma in qualcosa di più prestigioso, come avvocati, mentre a Banard, la scuola di magia maschile, venivano reclutati come spie. Non esiste niente di tutto ciò e sinceramente, se non l'hanno fatto per giustificare la morte di alcuni personaggi marginali, non ne vedo proprio il motivo. Tor Lara è già il posto più potente del continente, di principio, non certo per delle anguille con un po' di magia al loro interno. Comunque, Geralt e Ranuncolo vengono rilasciati come da copione, ma il bardo dice di aver ricevuto il liuto di Filavandrel. In realtà nei libri riceve il liuto di Toruviel, l'elfa che era nella caverna e che in seguito fonderà gli Scoia'tael. E mentre Ranuncolo intona la più famosa melodia di questa serie, si riscopre che Dara è un elfo e Yennefer spinge le sue ex compagne nell'acqua, illuminando Aretusa. Sulle note di Dona un soldo al tuo Witcher si conclude questo episodio. Il tutto comincia con un ragazzo sul letto di morte che descrive ad un Witcher, che penso sia della scuola del gatto perché il medaglione è un po' diverso da quello di Geralt, il mostro che l'ha attaccato, chiamandolo Vukodlak. Il Vukodlak in realtà indica una specie di vampiro del folklore greco, la cui vita però in effetti ha molte caratteristiche in comune con quella dei più comuni mostri infestatori di cimiteri. Di tutta risposta il Witcher, senza occhi da Witcher, pretende 3000 oren pagati in anticipo. Il padre del ragazzo, a questa richiesta, si gira con una faccia da duro, ma così da duro che il Witcher non si rende conto che il borsello che ha in mano non conterà mai nella vita 3000 oren, ma ok. Nel libro, l'uomo che chiede il pagamento in anticipo viene messo in un sacco e buttato nel lago, giusto per, così per dire. E dico uomo non a caso, visto che è proprio Geralt nel libro a dire che i Witcher non si fanno pagare in anticipo. E comunque, in Temeria ci sono gli Oren come valuta, benissimo, bravi, ma ancora mi arrovello per i marchi nell'Edir, regà, non ci posso dormire la notte. In ogni caso, dopo aver visto il Witcher morire dentro un mattatoio, si passa a Geralt, che a quanto pare è in buona compagnia. La prostituta, tra le varie chiacchiere, dice che un altro Witcher è passato dalla stessa locanda, diretto in Temeria, dove si è fatto pagare 3000 ore in anticipo, ma poi è scappato, non occupandosi della bestia. Ecco, qui secondo me hanno fatto un errore. Non parlo dei libri, anche perché lì ci sono stati molti valorosi individui, tra cui Witcher, che hanno perso la vita o sono scappati di fronte alla bestia. No, no, parlo proprio della struttura iniziale dell'episodio. Fanno vedere benissimo che il Witcher muore, ma poi la prostituta dice che è scappato con la ricompensa riscossa in anticipo. Secondo me, per rendere al meglio il twist, tra virgolette, della finta fuga, avrebbero dovuto evitare di mostrare la morte del Witcher. Così da ritrovarlo dopo e avere maggiore effetto sorpresa, se così si può chiamare. Comunque, già che ci siamo, parliamo anche del proprietario della taverna, che praticamente, nella serie, caccia Geralt dalla stanza e a cui il Witcher lascia Rutilia come caparra per il pagamento. Geralt nel libro affronta una situazione simile a quella che abbiamo visto nella serie nell'episodio 1. Si reca a una taverna, chiede una stanza, ma subito i paesani lo attaccano, perché lo riconoscono come Riv dall'accento, un abitante di Rivia, considerato in molti regni come ladri.
Geralt non ci mette molto a parcheggiarli, ma subito arrivano le guardie che subito vengono incaprettate dal segno Axi del Witcher. In effetti Geralt voleva solo sapere qual era la strada per saperne di più sul contratto. Viene quindi condotto da Velerad, il borgomastro di Visima. Si parla ovviamente della relazione di Foltest e Adda, ma qui il tutto non è segreto, anzi, dall'incoronazione ormai l'informazione è di dominio pubblico e addirittura Foltest, dopo aver messo incinta sua sorella, stava organizzando anche il matrimonio. I suoi uomini lo dissuasero, ma la situazione prese una brutta piega quando Adda partorì sua figlia. Appena la videro, una allevatrice si gettò dalla torre e l'altra impazzì. Adda, la madre, morì di parto. Si apre quindi la puntata col terzo simbolo, molto figo tra l'altro. Si tratta ovviamente della zampa della strige, ma assemblata col simbolo di Temeria, il giglio. Molto bello. Mentre Geralt cammina verso la sua meta, dei minatori a Visima parlano dei continui attacchi della bestia e del loro malcontento. C'è chi non vuole più lavorare e chi si vuole spostare a sud di Sodden, perché lì c'è un sacco di lavoro. Allora, raga, questa è Visima, questa è Sodden. A parte i chilometri che si dovrebbero fare, ma ok, il ragazzo ha ragione. A sud di Sodden ci sono le montagne dell'Amel, ricche di miniere di giada e marmo bianco. Ma le stesse montagne costituiscono un confine naturale tra i regni settentrionali e Nilfgaard. Quindi dove e per chi scaverebbero questi bei fanciulli? La risposta a questa domanda è un'incognita X che tende verso Nilfgaard. Ed è proprio a Nilfgaard che rimanda l'intervento del padre del ragazzo a inizio puntata, consigliando di fare come l'usurpatore. L'usurpatore, per chi non lo conoscesse, è colui che uccise l'imperatore Fergus Varemreis, padre di Emir, e che esiliò e fece maledire proprio quest'ultimo, diventando a tutti gli effetti imperatore di Nilfgaard, per più di 20 anni. Qui finalmente arriva, penso, la prima battuta alla Geralt, quel mix di cinismo e ironia a cui tutti siamo stati abituati. Non riuscite a uccidere il Vukodlak e decidete di uccidere il re. Bel piano. Ne ho viste veramente poche di queste battute, peccato. Come peccato il fatto che questa puntata sia tutta sballata. Nel primo episodio la storia di Renfri, ok, non era proprio quella dei libri, ma il filone era quello. Nel secondo episodio, a parte strafalcioni storici epocali e mancanze che avrebbero alzato comunque il livello, idem con patate. Qui, ragazzi, è stato come se avessero comprato tutti gli ingredienti giusti, ma li avessero buttati senza un ordine in un calderone. Ma lo vedrete tra poco. Mentre Geralt offre i suoi servigi ai minatori, arrivano le guardie cappeggiate da Ostrit, uomo molto importante a corte, che seda l'inizio della rivolta e caccia Geralt da Temeria. Ed è proprio in questo frangente che avviene un incontro importante, Triss Merigold. Regà, ce ne sarebbero troppe di robe da dire, ho letto i peggio commenti sui forum, ma vorrei dire le cose come stanno. Anna Schaffer non è una brutta donna. Chi lo dice ha qualche problema di vista. La sua scelta è, ad ora, la più politically correct della saga, giusto perché non bastava fringere la Vigo di colore. I capelli e gli occhi non sono stati minimamente considerati per essere dei colori dei libri. E non parlo dei capelli rossi e degli occhi verdi dei giochi, non c'entrano niente. Parlo proprio dei capelli color castagna e degli occhi blu fiordaliso. La sua interpretazione è, secondo me, un po' troppo spenta, soprattutto per una del 92, cioè compie 28 anni quest'anno, regà. Mi aspettavo di più, sinceramente. Però è anche vero che ha avuto relativamente poco tempo, solo 3 puntate, magari sboccia più in là. L'unica cosa azzeccata è lo sguardo oggettivamente dolce che ha, proprio come Triss. Cosa che non traspariva molto quando interpretava Romilda Vane in Harry Potter. Ah! Triss, ovviamente nei libri non esiste in questa storia, ma ok. A Geralt viene rivelato che la bestia non è un Vukodlak, ma poi capisce la realtà delle cose, rivelando a sua volta a Triss che si tratta di una strige. Si torna ad Arethusa, dove Yennefer e Istrid si cimentano nel voyeurismo passivo. Scena carina e divertente, fatta eccezione per Picasso qui. Parlando, Istrid fa capire che Yennefer, una volta iniziata, andrà a Edirne, la sua patria, dove, a suo dire, Re Virfuril è bellissimo. Tenetela da parte questa frase, dopo ci servirà. E proprio mentre Tissai aiuta Yennefer a immaginare i cambiamenti da apportare a se stessa per uscire da quel corpo deformato, ecco che porca puttana riescono a demolire tutti i complimenti che avevo fatto all'uso del CG. No,
CGI, se no Alex234 mi frusta nei commenti. Ma dai, raga, ma cos'è sta cosa? Ma vogliamo mettere con questi? C'è una differenza abissale. Cioè, io non ci voglio credere che abbiano girato tutta la puntata con gli occhi fighi fatti al computer per poi lasciare le lenti in una scena del genere con un primissimo piano. Assurdo. E ancora più assurdo, regà, è il personaggio che vedremo adesso. Prima di passare alla relativa immagine, volevo leggervi un passo del libro in cui si descrive l'individuo in questione, così potete immaginarvelo bene, ok? Ok. Era snello e aveva un viso bello, troppo bello. Non aveva ancora 40 anni, stimò il Witcher. Regà, io... Boh. Che vi devo dire? Cioè, questo vi sembra snello? Vi sembra abbia un viso bello o addirittura troppo bello? Vi sembra abbia meno di 40 anni? A me no. Poi ho, cioè, niente da dire all'attore. Mi è piaciuto un sacco quando ha fatto Miss Fitz, ma qui l'errore è di chi ha selezionato il cast. Ho capito che dobbiamo contestualizzare il re, renderlo trasandato, tutto quello che volete, ma così no. È come se mettessimo Geralt grasso coi capelli neri, non c'entra niente. Penso che Foltest sia il personaggio più maltrattato dalla serie Netflix, raga. Erroraccio, davvero. Comunque, anche in questo caso Geralt viene cacciato da Temeria e siamo a due. Intanto Stregobor, durante un'importante riunione del capitolo, vuota il sacco sul sangue elfico di Yennefer per farla finire a Nilfgaard invece di Edirn. E finalmente qualcos'altro di buono viene fuori da questa puntata. Una citazione a Falca. Chi non sa chi sia, link in descrizione al video. Ah, vi ricordate dello specchio rotto da Yennefer nello scorso episodio? Ecco. Ci si sta specchiando in questo frame, ma ok. Dopo aver fatto lo switch tra Fringilla e Yennefer, si ritorna in Temeria, dove Geralt ovviamente non se n'è andato e si nasconde nelle fresche frasche. Incontrata di nuovo Triss, ripercorrono i corridoi del vecchio castello abbandonato fino a scoprire la stanza di Adda, la madre della strige. Qui la maga decide di ravanare a random un carillon mezzo scassato e ovviamente al suo interno si trova l'indizio fondamentale per risolvere il mistero della maledizione. Ma in che cazzo di senso? Boh, ok. Portando il tutto da Ostrich, viene fuori che il voyeurismo passivo non è l'unica perversione sessuale della puntata, c'è anche il feticismo delle coperte abbandonate. Si diventa ciechi, Ostrich, oppure morti, dipende dalle varie situazioni. Subito dopo però vediamo un altro dei brevissimi momenti decenti dell'episodio, l'amore profondo di Istrid per Yennefer. Questo sentimento non abbandonerà mai il mago, tanto da portarlo a lottare con Geralt in un racconto dei libri, ma questa è un'altra storia. Vi ricordate Foltest e Adda, entrambi coi capelli rossi? Sì, ve lo ricordate, vero sì? Ecco, Lauren Istrich no, a quanto pare, ma ok, andiamo avanti. Ecco finalmente il frame in cui si può notare la bellezza straordinaria di Re Virfuril. Cioè, pure Fringilla sembra schifata, vabbè. Comunque, si avvicina la battaglia tra Geralt e la strige, ma prima il Witcher prende lo spillone di Renfli, quello che ha raccolto alla fine del primo episodio, e lo dà a Foltest da regalare alla figlia una volta spezzata la maledizione. Molti mi hanno chiesto il perché di questo gesto. Lo dice lo stesso Geralt, è la seconda volta che provò a salvare una principessa ritenuta un mostro. Simbolismo azzeccato, direi. Con Ostrich legato al letto si dà il via a un'escalation di avvenimenti. Intanto nel libro, eppure nel trailer del gioco di The Witcher 1, Geralt slega l'uomo, Ostrich, e lo fa scappare per distrarre la strige e tergiversare. Non lo tiene legato come un salamino beretta, non avrebbe senso. Ma adesso è giunta l'ora di leggervi un altro passo del libro, stavolta riguardante la strige, giusto perché capiate che questo episodio sarebbe da rifare. È alta 4 cubiti, ricorda un barile di birra, ha una bocca che va da un orecchio all'altro, piena di denti aguzzi come stiletti, occhi scarlatti e irsuti capelli rossicci. Le zampe anteriori, artigliate come quelle di un gatto selvatico, le penzolano fino a terra. Allora, 4 cubiti dovrebbe essere più o meno 1,20 m. Contando che Geralt è più o meno 1,80, come fanno ad essere uguali nelle scene di combattimento se si passano 60 centimetri? Anzi, sembra addirittura più alta la strige. Poi,
ricorda un barile di birra. Bah, non esattamente. La bocca, beh, lasciamo perdere perché i denti sono quelli di un cavallo e non mi sembrano per niente appuntiti, passiamo oltre. Vi sembrano occhi scarlatti? Vi sembrano capelli rossicci? A me no. Le zampe pendono fino a terra? No, neanche quello. Ora, visto che hanno fatto un lavoro molto bello, molto dettagliato, sul combattimento, similissimo a quello del trailer di The Witcher 1, la domanda è: perché cazzo non hanno preso spunto da quella strige? Quella strige è esattamente come il libro la descrive. Perché fare uscire questa cosa? Davvero non ha senso, ragazzi. Il nonsense raggiunge tra l'altro alti livelli anche quando la strige aggredisce Ostrit, ancora legato. Da quella stanza è appena uscito Geralt, regà. Com'è possibile che il mostro, visto che non è entrato dalla finestra, non abbia aggredito prima il Witcher? Non si sa. Segue il combattimento a intermittenza con la rinascita di Yennefer e vediamo finalmente in faccia Adda, la vera Adda. Una ragazzina semi-asiatica coi capelli neri? Dai raga, ma scherziamo. Adda la bianca. Cazzo, Adda la bianca. Raga, il politically correct pure qua? Pazzesco, dai. Non capisco neanche il fatto di ridare lo spillone di Renfri a Geralt, ma qui, vabbè, i simbolismi si sprecano e non aggiungerei altro. La puntata si chiude con Ciri, scusate se rido, ma veramente... Viene destata dal sonno da delle voci e come nei più classici dei film horror si alza e segue i sussurri da sola verso una foresta immensa, sconosciuta, come se non fosse la ricercata numero uno di tutto il continente. Dara, d'altra parte, povero Cristo, ovviamente non viene avvisato di un cazzo e penso maledica il giorno in cui ha deciso di fare da babysitter alla leoncina di Sintra. Con Ciri che entra a Brokilon, e ci sarebbe una digressione lunghissima da fare, ma la rimanderei, finisce l'episodio. Si parte come avevamo lasciato lo scorso episodio, Ciri sotto allucinogeni che viene attratta dalla foresta di Brokilon, e state attenti alla pronuncia. Già qui direi che possiamo fermarci, nei libri non è così assolutamente. Geralt si reca di sua spontanea volontà a Brokilon per consegnare un messaggio diplomatico per conto di Re Venslav di Bruges, o Brug, spero Bruges. Riesce a entrare a Brokilon perché le Driadi lo conoscono e lo rispettano come Gwynblade, cioè lupo bianco nella loro lingua, e gli affidano una guida per arrivare a una loro città segreta, cioè Duen Canel, e nel tragitto salvano da un verme gigante proprio Ciri, che era stata praticamente portata a Verden, alla corte di Re Ervil, per sposare il principe Kistrin, ovviamente contro la sua volontà. È questo il primo vero incontro tra Geralt e Ciri, e succede prima del massacro di Sintra, ma a quanto pare alla Istrich piace incasinare la trama senza un motivo valido. Ok, andiamo avanti. Appena Ciri capisce di aver fatto una cazzata, chiama inutilmente Dara, che novità, e girandosi scopre di essere circondata dalle Driadi, ovviamente politically correct, ma immagino che dopo 3 puntate di questa cosa sul canale non vi sorprendano più. E dal canto mio penso che la Istrich, vista la sua visione femminazi, abbia goduto come un riccio appena nato, cheat, appena saputo dell'esistenza di creature che sono solo di sesso femminile, indipendenti, emancipate e che odiano il mondo circostante tanto da uccidere chiunque gli si avvicini, almeno al loro territorio. Ma indovina un po', Loren, hanno bisogno anche loro di uomini per riprodursi. 1-0 per Everett. Comunque, alla domanda qual è il tuo nome, Ciri di nuovo risponde Fiona, oltre a stupida pure recidiva. E qui arriva il momento di sentire la fantastica pronuncia del nome della foresta. Dove mi trovo? Come sei, sono arrivata? Nella foresta di Brooklyn. Ma perché? Ma non è Brooklyn, ragazzi. Ma, essendo curioso, sono andato a sentirmi la versione originale e questo è l'audio. Where am I? How did I... You are in Brokilon Forest. E io dico, se in inglese pronunciano Brokilon, perché cazzo devi cambiare la pronuncia in italiano?
Boh, viste tutte le peggiori premesse, si apre la puntata con finalmente una cosa fatta bene, il simbolo, l'albero di Brokilon, con ai piedi una spada spezzata, cioè la spada del destino. Ma perché, mi chiedo io, non possono fare bene le puntate come fanno bene i simboli all'inizio episodio? Non lo so. Comunque, si passa al racconto di un uomo in una taverna che descrive come Geralt abbia ucciso una Selkie o Selkimo o Selkimor dall'interno dopo essersi fatto ingoiare da essa. Ora, non ricordandomi di questo mostro né nei libri né nei giochi, mi sono informato ed è venuto fuori che è stato inventato di sana pianta dai creatori della serie basandosi sul folklore slavo e polacco. Ma c'è di più. C'era anche in progetto di mostrare il fight descritto dall'uomo, cioè Geralt contro Selkie o Selkimo o Selkimor, non si capisce, ma poi è stato cancellato. Causa fondi o causa vergogna non lo si sa. In ogni caso, mi dite che bisogno c'è di aggiungere nuovi mostri ad un mondo che ne è già pieno zeppo? Cioè, davvero, non capisco il motivo di andare a modificare quello che, uno, non è tuo, due, non c'è bisogno di modificare, tre, non devi modificare, altrimenti la serie la chiami The Monster Slayer e dici che è ispirata al mondo di The Witcher. Però così la serie in cui devo esprimere tutto il politically correct esistente mischiato al mio femminismo malato non me la si incula nessuno. Facciamo che la chiamiamo The Witcher, ce ne strafottiamo della vera storia, demoliamo i personaggi maschili che ci stanno sul cazzo, aggiungiamo un zippico di robe nostre a caso, ok? Facciamo così? No, per me è uguale, basta che alla gente piaccia e ci faccia guadagnare. Oh sì, tanto sta roba conformista piace a tutti. E infatti... Regà, allora io mi rendo conto che andando avanti nell'analisi delle puntate sto diventando sempre più cattivo, ma come disse il mio collega Marco Merrino, Croa89 o Croex89, questo è il fan che mi piace essere. Metto sotto torchio quello che non va bene e elogio quello che è giusto, che mi è piaciuto. Non che mi faccio piacere a forza un'opera. Sarebbe sbagliato, come è sbagliato trasformare la storia, il colore della pelle dei personaggi, il loro aspetto in toto, i mostri, la consecutio temporum degli avvenimenti, solo per dare voce e adito a pensieri politici o idealismi personali. Lauren Eastridge è una femminista dichiarata e, come disse qualcuno, io non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire. E condivido in pieno questo pensiero, veramente. Ma non sembra anche a voi un approfittarsi incredibile di un'opera non propria per esprimere quello che si pensa? O anche un essere populista dato l'enorme dose di politically correct? E purtroppo ve ne posso dire mille di altri esempi, perché ormai siamo nell'epoca del politically correct. La torcia umana che l'hanno dovuta fare per forza di colore, Spider-Man che l'hanno fatto morire, o meglio, hanno fatto morire Peter Parker e mo c'è Miles Morales che è di colore, il momento pussy power in Avengers Endgame, raga, cioè un momento inutile in cui nella battaglia finale si vedono schierate come se non ci fosse un cazzo di esercito interstellare che è pronto a distruggerle, tutte le ragazze supereroine della serie, cioè un momento veramente inutile solo per far dire dalla Disney, avete visto? Abbiamo dato la stessa importanza, anzi un momento tutto loro, alle supereroine femmine. Ma che bisogno c'era? Ok, andiamo avanti. Un altro momento uguale, cioè Pussy Power, nel live action di Aladdin, totalmente inventato di sana pianta per dare sfogo al femminismo più sfrenato. Penso che la Eastridge abbia stappato 10 bottiglie di Bella Vista, se mai ha visto questa scena. Vabbè. Allora, personalmente penso che più le persone spingono verso queste dimostrazioni di, tra virgolette, potenza, diciamo così, più ai miei occhi si autodiscriminano. Cioè, non ce n'è proprio bisogno e, sempre personalmente, snervano, veramente snervano. O almeno questo è il mio punto di vista, il mio pensiero.
Sicuramente ci sarà qualcuno in disaccordo con me e sarò più che contento di parlarne, nei commenti o in live, ma sempre coi dovuti modi. Scusatevi un piccolo excursus, ma mi sento in dovere di dire tutto quello che penso, essendo sul mio canale, ovviamente. Andiamo avanti. Ranuncolo, anzi Dandelion, così salvo 567 contento, prevede il fatto che Geralt stia bene nonostante il racconto dell'uomo, e qui arriva una parte che sta a metà tra il cringe e il divertente. È figo il fatto che tutti si mettono a cantare la canzone simbolo della serie, ma allo stesso tempo non è verosimile. Geralt non è mai visto come un eroe dalla gente comune. Quando passa nelle strade dei villaggi lo guardano tutti male, gli viene sputato davanti agli stivali, viene insultato. Di certo non gli vengono dedicati cori adulanti per aver semplicemente svolto il suo mestiere e per non essere morto nel farlo. Nonostante questo, però, ammetto che mi è scappato un sorriso la prima volta che ho visto questa scena. Si ritorna alle cose fatte male quando subito dopo Geralt esclama «Fanculo bardo». Io non ricordo a memoria tutti i dialoghi tra il Witcher e Dandelion, ma non mi sembra si sia mai rivolto in questo modo a uno dei suoi più cari amici, neanche nelle situazioni peggiori in cui ci ha fatto finire. Boh. Lo stesso Ranuncolo chiede il favore a Geralt di fargli la guardia del corpo al fidanzamento della figlia di Calante, cioè Pavetta. In realtà nei libri Ranuncolo non c'entra, è direttamente Calante a invitare Geralt, sotto il falso nome di Lord Ravix, ambasciatore di Tetracorno. Nell'episodio comunque i due amici arrivano al banchetto, incontrano un sacco di topo e dopo una scenetta comica c'è l'entrata in scena di Calante in pieno stile Pussy Power, come da copione, come vi ho detto prima. Tutta sporca di sangue e fango, sudata dentro la sua armatura, la prima parola che dice è birra e solo dopo si scusa per il ritardo dicendo che doveva ricordare ad alcune città ribelli del sud chi comanda. Ma quali? Non si sa. Comunque, così tanto anticonvenzionale da risultare convenzionale, almeno agli occhi del pubblico target di questa serie. Regà, anche qui. Va bene Leonessa di Sintra, ma non scaricatore di porto di Sintra. Non c'è bisogno di comportarsi come dei peggiori bar di Caracas per risultare forte agli occhi di tutte le persone della sala. Tra l'altro tutti quanti lì dentro a ogni cosa che dice esultano. Birra, dovevo ricordare le città del sud chi comanda, Sai cosa? Sembra quando allo stadio annunciano la formazione titolare della squadra di casa. Cioè, ma cos'è San Siro? Raga, esagerazioni non necessarie di nuovo. E poi vi pare che una regina si presenta così al fidanzamento della figlia con davanti i rappresentanti di tutti i cazzo di regni? Boh, ok. Stessa considerazione per quello che dice subito dopo Pavetta. Teste di elfi decapitati e sfoggiate come monito per chiunque voglia sfidare Calante. Ne abbiamo già parlato in precedenza e la collezione delle teste stavolta la facciamo fare al governatore di The Walking Dead, ok? Ok. Intanto le driadi catturano Dara e lo curano dalla ferita di una delle loro frecce e la presenza di Geralt dall'altra parte viene scoperta dalla regina che le chiede di sedersi al suo fianco. E qui finalmente qualcosa coincide con i racconti di Zio Sap. Nel libro, durante il banchetto, Calante chiede al Witcher se ha capito il motivo della sua presenza. Geralt risponde che è per assicurarsi che Pavetta si unisca al principe del regno di Skellige, cioè Crahan Kret, ma non è sicuro. Nella serie Calante fa capire che conterà su Geralt per eliminare eventuali minacce. In entrambi i casi lo scopo di avere il lupo bianco così vicino è esattamente lo stesso, perché Calante sa esattamente cosa avverrà. Ma ecco che si ridiscende negli abissi del trash quando la regina afferma che eliminerebbe lei stessa la minaccia se non fosse obbligata a mantenere una parvenza di decoro. Ma seriamente fai? Dopo che sei entrata in una stanza conciata da buttar via l'urlo di birra e mancava solo che ruttassi in faccia a tutti i rappresentanti delle regioni del continente e delle isole, parli davvero di decoro? Ma di che cazzo stiamo parlando, raga? Ma chi ha redatto questa parte di sceneggiatura, Topolino? Per non parlare della scena di Lord Peregrine di Nilfgaard, fatta volutamente per screditare l'impero agli occhi dello spettatore. E non c'è cosa più sbagliata.
Calante denigra il pretendente chiedendo se nel sud bevono davvero pipì ai banchetti con i loro giovani. La sala ride a crepapelle, non capisco tutta questa rarità, ma volendo sorvolare su questo dettaglio, in realtà tutti quelli che conoscono la saga sanno che gli scherni sull'essere dei barbari incivili vengono da Nilfgaard verso quelli che loro chiamano Nordling, cioè gli abitanti del nord. È nell'impero che si salvaguardano la cultura, l'educazione o comunque le buone maniere. Non ho capito questo scambio di ruoli. Volevano giustificare il massacro di Sintra con sta cazzata? Spero proprio di no. Un'altra scelta che non ho capito è quella di non dare maggiori informazioni in merito alla regina Calis di Lyria, in modo da far intendere chi fosse realmente. Per chi non lo sapesse o non lo avesse capito, lei è proprio la madre di colei che in seguito diventerà la regina guerriera Meev di Rivia e Lyria, protagonista delle avventure descritte in Thronebreaker. A proposito, giocatelo che merita veramente davvero tanto. Un'altra cosa buona salta fuori proprio ora. Alcuni lo hanno classificato come un Frightener in miniatura, almeno, visto la somiglianza con il primo mostro incontrato in The Witcher 1. Altri hanno sparato nomi del folklore dei paesi dell'est, ma la risposta si trova proprio nella stagione delle tempeste, a quanto pare. Si tratta di un Krallach, o come lo chiamano nei libri, Idr, IDR. Mostro geneticamente modificato e creato da Idaran of Ulivo, mago il cui maestro era niente po' di meno che Al'Zur in persona, Eshkus Epoch. Un'altra cosa che ho molto apprezzato sono stati gli scudi dei soldati morti in questo frame. L'aquila di Lyria, ragazzi. Ma quanto è bello quando mi sparano così sti dettagli. Ma porca miseria, quanto mi fanno incazzare. Ricercano minuziosamente il dettaglio che si vede per sé, no, 5 frame, e poi mi vanno a stravolgere tutto quello che in realtà dovrebbe risultare uguale alla saga originale. Cioè, facessero il contrario sarei il primo a stare zitto, giuro. Ma finché così non sarà, continuerò questa serie sul canale, mi spiace. Comunque, dopo vari portali, Yennefer e Calis si ritrovano in un'ambientazione molto, e ripeto, molto simile a quella in cui Geralt e Avalak si trovano in The Witcher 3. Dettaglio magari non voluto, ma personalmente apprezzatissimo. E qui la regina decide di fare l'unica cosa insensata in quel momento: insultare chi le sta salvando letteralmente il culo da un po' di portali a questa parte. E io dico, ma sei scema di tuo o ci hai studiato per diventarlo? In piedi inutile strega. Ma è veramente la prima cosa che ti è venuta in mente dopo aver vomitato più volte? Giustamente Yennefer alla prima occasione si volatilizza lasciandola in balia del mago sicario. Comunque, intanto al banchetto arriva un'altra sviolinata, stavolta da Calante, sul fatto che non ne può più di stare lì a rompersi le palle perché la tradizione maschile lo richiede. Fossi uomo, manderei tutti a farsi fottere e annuncerei chi Pavetta deve sposare e fine della storia. Din don, cara Calante, indovina un po' chi ha il potere di fare tutto quello che hai detto all'interno di un regno? Re e regina, e guarda un po', combinazione delle combinazioni, tu sei una delle due. E ora mi rivolgo di nuovo a te, Lauren. Vuoi dipingerla come una donna forte, emancipata, indipendente, guerriera, con due palle mastodontiche? Ma poi la fai sottomettere a una stupida tradizione maschile? Oppure il motivo è che se avessi dato adito a questo altro tentativo di inculcare in testa al pubblico le tue idee, non avresti potuto andare avanti nella storia? Non si sa, in entrambi i casi perdi colpi, cara mia. Scammata 2-0. Ovviamente scherzo, ragazzi, fa ironia. Subito dopo c'è un'altra frase di Calante che non sta né in cielo né in terra. Alla domanda di Geralt su perché continua a combattere al posto di restare sul trono, la regina risponde: c'è una tale semplicità nell'uccidere i mostri. In questa serie Calante a quanto pare affronta Nilfgaard, gli elfi di Filavandrel e i ribelli delle città del sud. Tolti i primi due per ovvie ragioni, vuol dire che Calante considera mostri anche i suoi stessi sudditi? Ho capito che ci sono parti del copione che non hanno senso logico, ma sono messe là solo per far dire la frase figa, come in questo momento, tra l'altro. Noi siamo molto simili, Geralt di Rivia. Ma direi di no, comunque. Fa il suo ingresso Istrice, a.k.a. Duni, molto bella, tra l'altro, la sua rappresentazione,
colui che molti di voi conosceranno come Emir Varem Reis, futuro imperatore di Nilfgaard e padre di Ciri. Venuto a reclamare la mano di Pavetta per la legge della sorpresa per aver salvato 15 anni prima Re Regner o Rogner, non si sa, marito defunto di Calante. A questo punto Calante ordina ai suoi soldati di uccidere Duni e scoppia il troiaio. Ma no, non è così. Nei libri arrivati a questo punto Calante si rivolge alla figlia e le chiede se voglia davvero lasciarsi prendere da un mostro del genere e Pavetta, con sgomento di tutti, acconsente. Solo allora i nobili e la regina ignorano la volontà della ragazza e si scagliano contro Istice. In questo frame comunque vediamo Calante che prende a calci una sua guardia senza un motivo valido, in preda alla rabbia, solo per aiutare Aist e dire a Geralt e a tutti gli altri di fermarsi. Ok, ottimo. A questo punto arriva un'altra, e vi assicuro che mi stanco più io a dirlo che voi ad ascoltarlo, sviolinata sul perché la legge della sorpresa è stata inventata dagli uomini e sul fatto che Calante si rifiuti di rispettarla perché gli uomini non partoriscono. Che pesantezza, ragazzi. Comunque, ora arriva una scena che mi ha fatto scassare dalle risate. Nel libro Pavetta, vedendo il suo amato in pericolo, si alza in piedi e scatena il potere del sangue ancestrale facendo volare qualsiasi cosa. Nella serie avviene praticamente lo stesso, ma l'hanno resa in maniera troppo blanda. Tanto che subito mi sono figurato la scena di Shrek e Fiona che si trasformano insieme ruotando in aria. Raga, ditemi se non è uguale, mi sono scassato veramente dal ridere. Un'altra cosa che mi ha fatto morire è Pavetta, che tutta convinta parla lingua antica a Duni, il quale la guarda come se si fosse appena fatto un cartone. E ci credo. Immaginatevi la vostra fidanzata o fidanzato che vi guarda convintissimo e che comincia a parlare un idioma che voi non conoscete. Sicuramente guardate, sorridete e annuite, non potete fare altro. Comunque da qui in poi non c'è roba degna di nota, solo grazie a Geralt e Sacco di Topo si riesce a fermare il tutto. Quando la situazione si calma, Istrice torna ad avere una faccia umana, Calante acconsente sia alle loro nozze che alla richiesta di matrimonio di Aist, e infine Istrice chiede a Geralt come possa ricompensarlo per il suo aiuto, e lo strigo gli risponde invocando a sua volta la legge della sorpresa. Si parte con uno dei personaggi che porterà a una quantità incredibile di what the fuck nel corso delle sue numerose apparizioni, il Doppler. I Doppler sono classificati come mostri mutaforma, ma vi darò ulteriori informazioni a riguardo man mano che andiamo avanti con la puntata, ok? Lasciamo perdere la collezione di parti umane che tiene in barattoli che sono uguali identici alle biscottiere di mia nonna. La regia ci fa capire tramite l'intervento di Kair che questo Doppler non è come tutti gli altri. Geralt infatti nei libri dice che questo tipo di mostri è intrinsecamente di natura gentile e buona, mentre questo, della serie TV, agisce uccidendo e menomando le vittime. E già questo servirebbe per demolire l'intera idea del Doppler cattivo, ma la prima volta che l'ho visto mi son detto, ma sai cosa? A parte il fatto che di nuovo hanno modificato qualcosa che non si doveva proprio modificare, come concetto ci potrebbe anche stare. Finalmente potrebbero aver trasformato qualcosa a loro piacimento, ma per un motivo valido. Vediamo come si evolve il tutto. Kair assolda il Doppler con monete non d'argento, molto bene, e si va avanti. Nel finale della puntata precedente avevamo fatto vedere Fringilla Vigo, ormai maga affermata alla corte di Nilfgaard, che tramite il sacrificio di uno dei suoi adepti era riuscita a risalire alla posizione di Ciri, la foresta di Brokilon. E immediatamente dopo la regia inquadrava un sacco di topo in catene, prigioniero della stessa Fringilla. Incipit fondamentale per raccontarvi cosa accade ora. Kair porta il Doppler dalla maga e dal suo prigioniero. A questo punto il cavaliere dice a Sacco di Topo di scappare e il Doppler scatta per raggiungerlo. Ovviamente il secondo raggiunge il primo dopo appena, boh, cos'è, 10 metri? E già qui mi chiedo, ma che cazzo di scena è? C'era veramente bisogno di questa cosa? Cioè, non ci credeva neanche il druido di riuscire a scappare. È stato chiuso tutto il tempo dentro una gabbia di Dimeritium e non riesce neanche a stare in piedi.
avrebbe avuto molto più senso dare allo spettatore anche solo un briciolo di speranza che si salvasse, tipo che anche se stremato usasse un minimo i suoi poteri per respingere il Doppler, il quale immediatamente dopo avrebbe preso le sue sembianze e usato i suoi stessi poteri contro di lui per sopraffarlo. Questo sarebbe stato davvero figo, non questa corsetta per allungare il brodo. Boh, comunque, il Doppler raggiunge il druido, ne assume le sembianze e afferma: tutto ciò che hai fatto, di cui hai parlato, che hai sognato, è nella nostra testa. Lasciando perdere il plurale maiestatis alla Split, io vi consiglierei di stamparvi a fuoco questa frase per tutta la durata di questa puntata e anche della prossima. Vi servirà a capire quanto si sono impelagati in qualcosa che non hanno proprio saputo gestire. E il primo esempio è la frase di Sacco di Topo subito dopo. Tu non sai cos'è lei. E invece sì, e invece sì che lo sa, porca troia. Ti ha appena detto che ha conoscenza di tutto quello che hai fatto nella tua vita e gli dici che non sa cos'è Siri. Lo sa esattamente quanto te, caro il mio topo nel sacco. Comunque, ecco, un'altra cosa che non ho compreso è stata appunto la morte del druido. Ma perché farlo morire? Non ha senso, né come morte, perché avrebbero potuto usarlo in qualsiasi altro modo, tipo quei vermi che ti sconvolgono la mente usati da Fringilla alla battaglia di Sodden, né come confronto con i libri, perché Sacco di Topo non muore nei libri, e anche se i giochi non sono considerati canonici, in The Witcher 3 ce lo ritroviamo nelle isole Skellige, col nome di Ermellino. Sul web hanno provato a giustificare la cosa dicendo che Sacco di Topo non si vede più nei libri, né si hanno sue notizie, ma comunque avrebbero potuto farlo sparire nelle segrete di Nilfgaard e non ucciderlo così. Vabbè. Si apre la puntata col solito simbolo che però stavolta non mi ha fatto impazzire. Una figura maschile e una femminile che si intrecciano, che volendo possono rappresentare ovviamente Geralt e Yennefer che uniscono i propri destini. Non mi ha fatto battere il cuore, diciamo così. A proposito di Yennefer, la maga sta cercando da un po' di tempo una cura per il suo corpo che gli permetta di avere un bambino e nel farlo sta facendo un po' troppo rumore nei vari regni. La sua ricerca e la sua necessità di conio la porta nella città di Rind, dove offre cure magiche a persone che hanno praticamente quasi tutti i problemi di natura sessuale. Rind, situata a nord di Visima, è particolarmente esigente in materia di incantesimi, nel senso che chi ne fa uso deve pagare un sacco di tasse. Beau-Berrin, in questo caso il sindaco, fa prigioniera, se così si può dire, la maga di Vengerberg, molto fedele al libro finora. Esattamente il contrario di quello che succede a Brokilon, tranne la frase «la spada del destino a due lame», vabbè. Ritroviamo il nostro bardo, Dandelion, che si ricongiunge casualmente con Geralt, il quale non riesce a dormire e giustamente, per riuscirci, sta cercando di pescare un djinn per chiedergli di esaudire il desiderio di riposare. Ma che siamo impazziti? Ma che varietà di hashish si passavano gli sceneggiatori quando hanno scritto il copione, ragazzi? Cazzo, non riesco a dormire, fra, andiamo a riconquistare Gerusalemme così Dio è contento e mi fa la grazia. Ma cosa vuol dire? Cioè, a maggior ragione un Witcher che conosce benissimo quanto questi djinn siano rari. Ho capito che vogliono far intendere che Geralt è disperato perché non dorme da non si sa quanto e la colpa la danno al destino che non sta rispettando, eccetera, eccetera, eccetera. Però è proprio una forzatura incredibile. Anche perché poi la cosa pazzesca è che lo trovano. Cioè, è molto meglio la versione del libro dove Dandelion e Geralt stanno pescando insieme e per caso, casualmente, trovano il contenitore di un djinn. Bene, invece, il sigillo a 9 punte sono stati veramente bravi. Qui però le versioni un po' si dividono. Nella serie Dandelion prova a far esaudire due desideri, la morte di Valdo Marx, trovatore di Sidaris, per apoplessia, una specie di emorragia cerebrale a quanto mi ricordo. Due, l'amore della contessa di Staiel. Prima che possa esprimere il terzo, Geralt lo ferma e discutendo con il bardo gli dice che vuole solo un po' di pace. A quanto pare il djinn lo prende per un desiderio e lancia un anatema sulla gola di Ranuncolo, mentre Geralt lo allontana con Ard e una massa Bordeaux se ne va, lasciando una scia sulla superficie dell'acqua. Nel libro Dandelion pronuncia sì due desideri, ma poi il djinn lo attacca cercando di strangolarlo. Geralt interviene con la sua spada d'argento, tagliando via la testa del djinn, che ricresce immediatamente raddoppiando di diametro. Geralt prova anche qui con Ard, e infine afferra il sigillo della brocca e pronuncia quello che secondo lui è una sorta di esorcismo insegnatogli da una sacerdotessa.
Il Jin scappa, ma Dandelion si accascia a terra con difficoltà respiratorie. Allora, le differenze sono tante, ormai conoscete la mia opinione a riguardo, ma ci sono delle cose che mi sono piaciute. Una fra tutte è il fatto che Geralt non si accorge di aver espresso il primo desiderio, che nella serie TV comporta un taglio sul braccio, perché in quel momento stava raccogliendo i cocci dell'anfora e quindi avrà pensato di essersi tagliato con essi. Madonna, regà, questo è un esempio delle cose che mi piacciono. È un'invenzione? Sì. Nel libro c'è? No, ma lo approvo a pieni voti. Nessuna forzatura, nessun dialogo insulso, è un gesto logico che in modo semplice fa capire molte cose. Bellissimo, a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Mi piace inoltre il fatto che Geralt usi Ard anche nella serie e anche che le fattezze del Djinn non siano così tanto differenti dal libro. Mi dispiace che non abbiano riportato il fight, perché sarebbe potuto essere molto interessante, ma posso capire data la mancanza di fondi. Non capisco invece il fatto di non riportare il fatto della frase usata da Geralt come esorcismo. Sarebbe stata un'aggiunta carina, ironica, e che avrebbe messo allo spettatore quel pizzico di curiosità nel conoscerne il significato. Peccato, ma nulla di così grave. Andiamo avanti. Per salvare Ranuncolo, Geralt, nella serie TV, lo porta a un accampamento nei boschi. E già qui, boh. Nel libro, molto più realistica come cosa, lo porta ai cancelli di Rind, ma la guardia all'ingresso vieta loro l'ingresso e li lascia restare nel barbacane per la notte. In tutti e due i casi incontrano Ciredan o Ciredean, Cireadan, boh, non si capisce, nella serie TV lo chiamano un po' diverso. Un elfo medico, e nel libro ci sono altri due personaggi ma nella serie li hanno praticamente tagliati, che dice a Geralt che l'unica speranza per il bardo è la magia, che però è stata bandita dalla città per editto reale. I maghi, di tutta risposta, stanno boicottando Rind. Soltanto una maga continua a praticare l'arte in barba alle leggi, Yennefer di Vengerberg, che vive nella casa del mercante ambasciatore di Novigrad, Boberran, il sindaco di cui abbiamo parlato prima. Subito dopo aver appreso questa notizia, Geralt parte per incontrare Yennefer. Piccolo inciso, nella serie TV si porta dietro un Dandelion mezzo morto che vomita sangue dall'accampamento dei boschi fino a Rind. Nel libro si trova già a Rind, quindi lascia direttamente il bardo presso Ciredean, e questa differenza non l'ho capita. Per quanto possa essere giusto trasportare un moribondo per farlo curare, perché non ambientare tutto a Rind come nel libro? L'unica motivazione che mi viene in mente è il fatto che Dandelion si sarebbe visto poco nella puntata, essendo relegato a letto. Boh, comunque, prima di vedere come continua questa avventura, vediamo Yennefer intenta a truccarsi e la visita sorpresa di Tissaia che la invita a tornare a Retusa per evitare una brutta fine a causa della sua ricerca. In questa scena sarò ripetitivo, ma non mi interessa, ragazzi. Volevo solo sottolineare la bravura di Mayanna Buring, l'attrice che interpreta Tissaia, sempre perfetta. Comunque, Yen ovviamente rifiuta l'offerta e va avanti. Si ritorna da Geralt che, con una scena simile al libro, anche se più sbrigativa, dimostra che il denaro apre tutte le porte. Dal momento in cui i due protagonisti entrano nel castello, serie TV e libro si avvicinano e si distanziano tipo effetto Doppler col suono dell'ambulanza. Mi spiego. Ci sono alcune scene che sono identiche e altre completamente diverse. Esempio. Geralt entra e incontra Boberran, nudo e ammagliato da un incantesimo, che ha il compito di portare del succo di mela alla maga. Purtroppo si addormenta di botto e passa automaticamente il compito al Witcher, e fin qui tutto uguale. L'incontro tra Geralt e Yen invece è totalmente inventato nella serie. Ho capito il contrappasso delle fornicazioni, ok, se proprio vogliamo ci sta, ma ditemi voi perché una maga si dovrebbe mettere in gingheri tutta in tiro per vedersi un orgiaio del genere seduta in fondo alla stanza nel cuore della notte. Regà, ha molto più senso che Geralt trovi una Yen mezza nuda nel suo letto, intenta dormire, ed è ciò che succede nel libro. Yennefer tra l'altro lancia un incantesimo sul Witcher nel libro, il quale però grazie ai suoi sensi sovrumani e al segno dell'eliotropo, cioè un segno che esiste in The Witcher 2 ma non nel 3, che serve a proteggersi da onde d'urto e incantesimi,
riesce a sfuggire all'attacco della maga, ed è lì che Yen si accorge di avere davanti un mutante. La serie TV si ricongiunge bene con il libro quando Geralt chiede aiuto per Ranuncolo e Yennefer, dopo aver fatto un po' di domande di natura professionale sul mutamento dell'organismo di Geralt, lo invita a fare un bagno, affermando che dall'odore del Witcher riesce a capire età, razza e colore del suo cavallo. Qui però purtroppo di nuovo i due filoni si distanziano. Nella serie Yennefer entra nella vasca dopo aver girato con la magia lo specchio che il Witcher aveva addocchiato per sbirciare e va a posizionarsi schiena a schiena con Geralt. Nel libro invece la maga, nonostante Geralt avesse già visto praticamente tutto, si rende invisibile e si fa il bagno come se niente fosse vicino a Geralt, davanti a Geralt. Al nostro Witcher ovviamente non sfuggono i contorni dei seni insaporati. Comunque, Yennefer cura Ranuncolo, ma per avere il campo libero per intrappolare il djinn e nel contempo vendicarsi dei torti subiti dalle figure di spicco di Rind, incanta Geralt e lo manda a fare il culo a tutte le persone che avevano insultato la maga. Nel libro avviene la stessa cosa, ma avrei voluto vedere l'incantesimo che Yennefer usa per isolare la stanza. Sarebbe stato veramente figo. Peccato. Dopo un po' di tempo, Geralt si risveglia in prigione con dei briganti e l'elfo medico Ciredian. L'elfo gli racconta che cosa ha fatto e detto sotto l'effetto dell'incantesimo. Arrivano le guardie, picchiano il Witcher e una di esse chiede se abbia qualcosa da dire, un ultimo desiderio. Geralt lo esprime, ovviamente in modo ironico, augurandogli di crepare, e il soldato immediatamente muore sul posto. È allora che Geralt capisce di essere il padrone del djinn e nella serie fanno vedere il secondo taglio sul braccio. Tutto veramente simile al libro, tranne ovviamente i tagli, però molto bene. E qui purtroppo di nuovo un distanziamento. Nella serie TV si vede Yennefer mezza nuda, e non capisco il perché, però ok, preparare il tutto per il rito di intrappolamento. In pratica vuole diventare lei l'anfora, il contenitore del djinn. E nella stessa stanza Dandelion si sveglia chiedendo cosa sta succedendo e dopo un breve confronto con Yennefer, la quale gli chiede di esprimere il terzo e ultimo desiderio per riuscire a intrappolare completamente il djinn, il bardo riesce a scappare, mentre la maga è impegnata nel trattenere appunto il djinn. Sarà proprio il bardo a trovare Geralt e ad avvisarlo dell'accaduto. Il Witcher poi entrerà nella stanza e esprimerà il desiderio che conosciamo tutti. Nel libro, invece, Geralt e l'elfo vengono condotti dal borgomastro Neville e dal sacerdote Crep. I primi due vengono interrogati sui fatti accaduti, ma nel mentre scoppia un violentissimo temporale. Crep capisce la situazione e domanda a Geralt come ha fatto a scacciare il djinn la prima volta. Geralt allora pronuncia la frase barra esorcismo di cui vi ho parlato prima e si scopre che è una frase volgare e senza senso, sicuramente non un esorcismo. Prima che Neville possa emettere un verdetto, Ranuncolo salta fuori da un portale magico aperto nella stanza, dichiarando che Geralt è innocente, esattamente come gli è stato detto di fare da Yennefer, che lo ha mandato attraverso il portale. Quando Ranuncolo spiega l'accaduto, Crep realizza che la maga lo ha costretto a pronunciare l'ultimo desiderio per liberare il genio e impadronirsene lei stessa. Per questo motivo ora Neville ha deciso di non condannare né Geralt né Ciredian. Un momento dopo si sente un rumore fortissimo, un misto tra un tuono e un ruggito. Guardando dalla finestra, il mostro di fumo girovaga distruggendo comignoli perché Yennefer è riuscita a catturarlo, tra virgolette, con un complicato incantesimo e la bestia ovviamente sta cercando di liberarsi. Ma il genio è più forte di quanto Yennefer creda e per questo motivo Geralt si precipita attraverso il portale nella locanda per fermarla. Trova la maga inginocchiata, concentrata e stravolta nello sforzo di trattenere il mostro. Yennefer non vuole arrendersi e rifiuta l'aiuto di Geralt, aprendo un portale per sbarazzarsi di lui. In quel momento il genio apre a sua volta un portale sul tetto per passarci attraverso e uccidere la maga. Yennefer tenta di bloccarlo come può e grida al Witcher di mettersi in salvo. Infine Geralt è costretto ad afferrarla portandola via con sé attraverso il portale. I due lottano furiosamente fuori e dentro dai portali magici fino a che la maga lo intrappola con una ragnatela infuocata rendendolo innocuo. A quel punto Geralt si rende conto che i desideri esauditi dal genio fino ad allora erano i suoi, non quelli di Ranuncolo, perché è stato lui ad avere il sigillo in mano fino a quel momento.
il sigillo che ora disperatamente vuole anche Yennefer. Quindi non ha che da esprimere un solo desiderio, l'ultimo, prima che il genio sia finalmente liberato. Yennefer dunque lo esorta perché solo così potrà impadronirsi del djinn. Quindi Geralt esprime il suo desiderio. Infine il genio viene liberato e fugge lasciando Rind. Nel silenzio dopo la tempesta, Yennefer e Geralt si ritrovano l'uno nelle braccia dell'altro a fare l'amore tra le macerie. Esattamente in questo momento serie e libro si ricongiungono molto bene. Volevo fare solamente un ultimo appunto. Nel libro Yennefer sembra più interessata alla salvezza di Geralt più che alla sua o comunque a intrappolare il djinn. Nella serie TV invece sembra più arrabbiata, sembra proprio incazzata con Geralt perché non gli sta facendo fare quello che vuole. Comunque, la puntata si conclude con il Doppler, travestito da Sacco di Topo, che arriva a Brokilon, ci entra come se fosse casa sua, le Driadi non gli fanno nessuna domanda, non gli fanno bere l'acqua che dovrebbero far bere a chiunque entri nella foresta, e il finto druido prende Ciri e Dara con lei e se ne va. Ma in che senso? Cioè, potevo arrivare anch'io con la pipa in bocca in ciabatte, mi lantando di sapere dove si possa trovare Geralt di Rivia e me l'avrebbero consegnata senza fare storie? Ma dai, raga, ma cos'è? Ma cosa vuol dire? Cioè, questo, ragazzi, è il motivo per cui non bisogna cambiare determinate cose. Perché poi si vanno a forzare dei meccanismi che non prendi più in considerazione e quindi la storia va avanti perché deve andare avanti. E comunque, grazie a questa cosa, la Eastridge, ciao Loren, ha declassato da cool a cugliona l'intera stirpe delle Driadi. Cioè, boh. Comunque. Si comincia con Dandelion, o Ranuncolo, che compone una canzone. E dopo queste parole già ci possiamo fermare. Nel libro il bardo non esiste in questa scena. Quindi si parte col piede sbagliato, no? Ok. Ad attendere il Witcher, che è momentaneamente impegnato a uccidere la bestia, ci sono due uomini che, passata un'ora, pensando che Geralt sia ormai morto, decidono bene di derubarlo degli averi lasciati su Rutilia. A quel punto Ranuncolo cerca di dissuaderli, e interviene Borch Trettaccole, uno straniero che si pone a difesa sia del bardo che del Witcher. Dopo una dimostrazione di forza di una delle due guardie del corpo di Borch, che spezza il collo di uno dei due ladri a mani nude, cade dal cielo la testa della bestia e subito dopo si vede Geralt uscire dalla grotta in cui era entrato. Dopo le presentazioni, l'anziano straniero afferma che stava cercando proprio Geralt di Rivia. Allora, conoscete ormai il mio punto di vista sulle differenze in questa serie che sto portando sul canale, quindi cercherò di essere il più oggettivo possibile, ok? Ok. Dandelion non esiste e l'abbiamo detto. Nel libro, attorno alla grotta in cui è entrato Geralt, c'è praticamente una folla di cittadini curiosa di sapere l'esito dell'impresa. Qui invece sono in tre, di cui uno non ci dovrebbe neanche essere. È vero, uno dei due ladri è esattamente come nella serie TV, un macellaio col grembiule da macellaio, benissimo. E gli altri tre suoi colleghi? Uno che viene usato come bestia da soma, visto che il macellaio gli mette le bisacce sopra manco fosse un asino, e gli altri tagliati. Ok. Nel libro si specifica di che bestia si tratta, è un basilisco. Perché non farlo dire a nessuno in questa scena? Avevano paura del confronto con Harry Potter? Poi, non è Dandelion a cercare di fermare i ladri, ma il capovillaggio, anch'esso tagliato, ovviamente. Borch, o Bork, come ho sempre detto io, viene descritto così nel libro. Aveva folti capelli ricci, una tunica marrone sopra una giubba imbottita e alti stivali da cavaliere. Ma manco per il cazzo. Le zerricaniane parlano male la lingua comune nel libro e non sono loquaci nel libro. Quindi le armi non servono se lo potevano risparmiare, come tutte le altre frasi che hanno detto fino alla fine dell'episodio. Una cosa buona l'hanno fatta, a parte il macellaio, Thea e Vea. Lasciando perdere il fatto che una dovrebbe essere più alta dell'altra, come viene specificato più volte nel libro, porca miseria, finalmente hanno azzeccato il colore della pelle di addirittura due personaggi. Sono donne, regà, provenienti dalla Zerricania, un luogo caldo, un luogo deserto, quindi è giusto che siano di colore. E per finire, ed è la cosa che più mi ha fatto ridere, regà, il lancio della testa del basilisco.
Nel libro Geralt trascina fuori tutto il corpo del mostro, ma lasciamo perdere. Allora, supponendo che si tratta di una grotta, o comunque di segrete, come si dice nel libro, e che l'uscita sia una, usata appunto da Geralt nel momento in cui esce, come cazzo fa a lanciare la testa del basilisco da sottoterra e dargli così tanta parabola che sembra arrivi dal cielo? Capite che è impossibile una cosa del genere, un po' come l'inizio della prima puntata dove in un primo momento la pozza d'acqua nasconde sia la Kikimora che il Witcher mentre lottano e poi la stessa acqua pochi secondi dopo arriva al massimo alle caviglie di Geralt. Allora, capisco che queste cose sono fatte per fare spettacolo, ma ad un occhio più attento risultano veramente forzate. Comunque andiamo avanti. Il simbolo stavolta non lascia adito a interpretazioni, è un drago. È un cazzo di drago, punto, non c'è molto altro da dire. Nella serie, Geralt, Borch, Ranuncolo, Tea e Vea si recano ad una taverna. Piccolo inciso, Borch si gira verso il bancone affermando di volere tutto quello che hanno, più delle birre, ma a chi lo ha detto? Cioè, nessuno si gira a guardarlo e in più non riceve nessuna risposta, ma le birre arrivano comunque. Cioè, magari succedesse così anche a me quando vado per locali. Comunque, al tavolo Borch racconta a Geralt che un drago sta causando casini da quelle parti e chiede al Witcher di unirsi alla sua squadra per dargli la caccia. Geralt dice giustamente che non uccide i draghi e in seguito c'è la presentazione di tutte le squadre. I nani di... In seguito c'è la presentazione di tutte le squadre. I nani di... gli irriducibili e Yennefer con un cavaliere. Alla vista della maga, Geralt cambia idea e accetta. Regà, hanno omesso, cambiato e inventato roba a valanga. Partiamo dal fatto che non è Borch a raccontare le vicende del drago a Geralt, ma è Ranuncolo dopo che tutti i protagonisti si ritrovano fermi davanti a un ponte sbarrato, non attraversabile senza lascia passare. Vi risparmio tutta la faccenda politica di Re Nidamir e non Nedamer, come dicono nella serie. In seconda battuta, Tea e Vea nel libro sono molto allegre a causa del bere e sono molto attratte da Geralt, tanto che poi la stessa sera Borch fa preparare un mastello per fare il bagno in quattro e concludere la serata con una bella orgia, lui, Geralt e le due zerricaniane. Qui no. Forse perché avrebbe fatto cadere la loro aria da dure, quindi trasformiamo anche questo, ok? La presentazione delle squadre è sempre a carico di Ranuncolo nel libro e non di Borch, e soprattutto non avviene nella taverna. Con l'ok di Geralt, tutte le squadre si ritrovano la mattina dopo. Yennefer si ricongiunge col Witcher e spiega il motivo della sua partecipazione. Sir Ike di Denizol. Regà. Penso che questo sia uno dei momenti più bassi raggiunti da questa serie. Cioè, Fringilla Viggo, Refoltest, La Strige, Triss Merigold, Renfri sono personaggi che a confronto di questo sono fatti da Dio. Non penso che molti di voi lo conoscano e per l'occasione vi leggo una descrizione di Sir Ike, giusto per rendervi un attimo l'idea. Era un cavaliere pio, virtuoso, impeccabile e immacolato. Tranne per il fatto di essere molto prevenuto nei confronti di Witcher, maghi e non umani. Che in passato ha ucciso manticore, grifoni, nonché draghi. Tuttavia, poiché vedeva come un dovere civico l'eliminare il mondo dagli abomini, non accettava denaro per le sue imprese, rendendo difficili le vite dei Witcher. Addirittura nel libro, quando Geralt sente nominare il suo nome, esclama «Acci picchia, il devoto e virtuoso Ike, cavaliere senza macchia e senza paura, in carne ed ossa». A tale affermazione Borch gli chiede se è veramente un bravo cacciatore di draghi e Geralt risponde «Ike se la cava con qualsiasi mostro, è in gamba, ma mi rovina la piazza, il furfante, perché non accetta denaro». E non è finita, perché oltre a questo, Ike, nel libro, aiuta Ranuncolo e salva la vita sia a Geralt che Yennefer. Cioè, regà, ma vi rendete conto? Hanno preso uno dei personaggi più fighi della saga e lo hanno fatto diventare un coglione che si mette in ridicolo numerose volte e lo hanno fatto morire come un idiota mentre stava cagando?
Cioè, regà, ma datemi il numero dei pusher della Eastridge, perché chissà che cazzo le danno da fumare. E pensate che la prima volta che ho visto la serie ero talmente annoiato che me lo sono pure perso il nome. È stata la seconda volta che ho capito che cazzo avevano combinato. Cioè, davvero, Loren? Il cavaliere con la C maiuscola tu l'hai ridotto ad un ragazzino che tutti prendono per il culo per poi ammazzarlo mentre svuotava l'intestino? Davvero? Cioè, boh, io sono allibito, non so voi. Cioè, che bisogno c'era di demolire in questo modo un personaggio fighissimo perché avrebbe fatto sfigurare le tue zerricaniane? Cioè, sono davvero senza parole. Vabbè, andiamo avanti. A Brooklyn, o Brooklyn, visto che siamo in tema di cazzate, il finto sacco di topo si spazientisce alle continue domande di Ciri su Geralt, ma riesce a mantenere la calma e attraversare il confine con Ciri e Dara. La camminata per la tana del drago invece fa venire fame a Ranuncolo, che quindi prova a cercare delle bacche, ma incappa in un'iricca. Non voglio nemmeno parlare di questa scena ridicola, raga. Piuttosto voglio soffermarmi su quello che dice Yarpen parlando di Nilfgaard. Presto cercheranno di prendere Sodden, poi a seguire Temeria, Redania, Sintra. Allora, ritiriamo fuori la mappa. Qui c'è Sodden, qui Temeria e qui Redania. Sembrerebbe giusto così, no? Cioè, da sud a nord è praticamente una linea dritta. Regà, ma in che senso Nilfgaard prende Sodden e subito dopo due stati interi senza passare dal gioiello del nord, ovvero da Sintra? Cioè, manco la collocazione geografica si salva in questo episodio. Sì, vabbè, forse solo in questo episodio. Comunque, qui invece fanno una cosa buona per andare contro il trend negativo pazzesco che stiamo vivendo. Tramite Geralt e Borch al pubblico viene spiegato come si classificano i draghi, ovvero in base al colore. Nel libro è molto più esauriente la spiegazione, ma accontentiamoci. Ritorniamo poco fuori Brokilon e Dara comincia a capire l'inganno e bombarda di domande spinose il Doppler e subito dopo rivela a Ciri i suoi sospetti. Il fake druido di tutta risposta tira fuori la stuola di Calante e annusa i capelli di Ciri? Su serio? Ok. Geralt e Yennefer intanto parlano in privato e la maga confessa che si è unita alla spedizione per le proprietà curative del cuore di drago, che potrebbe guarirla dalla sterilità. Nel libro si parla di denti, però ok. Mi hanno tolto la facoltà di scegliere. Come come? Vogliamo tornare indietro di tre puntate e andarci a risentire ciò che disse la nostra bella maga? Per poter rinascere, non potrai procreare. Hai capito? Ok, e una è andata. E ora l'altra castroneria. Come giustamente ha detto Calvin93Tigre, che saluto, in un commento sotto la puntata 5, qui Geralt dice a Yennefer della sua bambina sorpresa, ma in realtà lui non dovrebbe sapere il sesso, visto che soltanto l'anno dopo, ovvero nel 1263, Sacco di Topo gli rivelerà di Ciri. Dove sta l'errore? Per la seconda volta nel doppiaggio italiano. Infatti la versione inglese parla di child, non specificando maschio o femmina. Peccato. E preparatevi perché ora arrivano altre due robe incredibili. Allora, la regia inquadra di nuovo il trio delle meraviglie e si richiede al finto sacco di topo se gli manca Skellige e soprattutto il freddo che tira nelle isole. Il Doppler risponde di sì a entrambe. E Ciri gli ricorda che ha l'artrite e che ha sempre considerato Sintra come la sua vera casa. Ragazzi, ma porca miseria. Cioè, nella puntata prima hai fatto dire la frase figa tutto quello che hai fatto e pensato è qui nella nostra testa, e poi nella puntata dopo non sa che considera Sintra la sua vera casa e addirittura non sa di avere l'artrite. Ma di che cazzo stiamo parlando, raga? Cioè, questi non sanno più che pesci prendere. Se questo è il livello, aspettiamoci una merda di proporzioni sesquipedali come stagione 2. Ma il bello viene ora. Il Doppler si spazientisce e, come ogni spia sotto copertura che si rispetti, si fa scoprire da una ragazzina di 13 anni e dal suo amico elfo. E pensate che non è questa la parte divertente. Dara lo aggredisce con un coltello, che a quanto pare ha una qualche componente d'argento, e riesce ad avere la meglio.
Lui non vuole uccidere il nemico, Siri però non è dello stesso avviso e in un attimo di confusione il Doppler tira un gancio all'elfo che cade svenuto. E Siri cosa fa? Prende e scappa. Ma in che senso prende e scappa, regà? Quell'altro là, salvata dal morire avvelenata dalle bacche, le ha procurato da mangiare, l'ha salvata dall'attacco al campo, l'ha recuperata quando si è alzata in trance per andare nella foresta di Brokilon, le ha aperto gli occhi sul finto druido e appena si sente male si gira e se ne va. Ma almeno un attimo di palle, porca troia. Cioè, Dara si è fatto in quattro e tu me lo lasci svenuto alla merce del nemico. Ma cosa vuol dire? Se la puntata scorsa è stato tutto sommato godibile, con questa siamo ridiscesi negli inferi. Come voleva si dimostrare, tra l'altro, se corri nella neve senza meta viene scammata dal nemico e infatti si riviene rapita e portata al cospetto di Kair. Nella stessa stanza però arriva anche il Doppler, che si traveste in modo tale che il pubblico veda due Kair, e il secondo attacca il primo all'urlo di «Tu ci hai mentito, non ci hai detto che cos'è!» E si ritorna sempre lì, regà. Cioè, essendosi trasformato in sacco di topo, lo doveva sapere benissimo. E anzi, è lo stesso druido che gli dice in faccia «Tu non sai cos'è lei!» Quindi, cioè, di che cosa stiamo a parlare? Cioè, la sagra delle cazzate va avanti con Kair che urla in faccia al Doppler «Tu sei un abominio, ti distruggerò!» Pff, vabbè, ok. Ritorniamo alla caccia del drago, che ovviamente è completamente diversa dal libro. Qui i nani si svegliano di mattina presto per arrivare prima alla meta. Allora Yennefer fa loro un incantesimo per bloccarli. Arriva alla tana, trova un drago femmina morto con un uovo a fianco, compaiono Thea e Vea, Geralt, Villain Tretemert e alla fine gli irriducibili per dar via al combattimento. Lasciamo perdere la combo forzatissima di Yennefer che fa «Geralt, adesso!» e il Witcher si gira e bacia la maga mentre usa Hard No Look su tre nemici. Cioè, ma vi siete allenati insieme? Cioè, ma che cosa vuol dire Geralt adesso? Ma che cazzo significa? Poi ovviamente nel libro è tutta un'altra storia. Cioè, allora, il Drago d'Oro propone un duello regolare senza uso di magie e fuoco e il primo a sfidarlo è Ser Aik, che finisce a terra con diverse ossa rotte. A quel punto succedono varie cose, tipo che Ren Idamir, presente ovviamente nel libro, si ritira, Yennefer stordisce con un incantesimo Geralt che stava per uccidere Bolt, ma poi finisce legata pure lei con lo stesso Bolt che gli strappa la camicetta lasciandole i segni scoperti. Poi la maga, visto il Drago d'Oro in difficoltà contro la milizia cittadina, chiederà a Geralt di usare Igni sulle sue corde per liberarla e aiuterà Villain Tretemert. E questo è raccontato in maniera generale, regà. Cioè, andatevi a leggere il libro, mi raccomando. Ma in tutto questo, vogliamo davvero parlare di Villain Tretemert, regà? Che sembra la versione grande di Lizard di The Amazing Spider-Man? Cioè, è una cazzo di lucertola con le ali, regà. E non ditemi diversamente. Cioè, io non dico di fare uguale i draghi a Game of Thrones, ma i veri draghi sono fatti così, porca troia. Cioè, sul web sono partite le varie scusanti, ma avevano poco budget, ma secondo me è bello. No, regà, fa cagare. Cioè, almeno le palle di dirlo. Fa cagare. Vabbè, comunque. Un'altra differenza sta nel fatto che nel libro, al posto dell'uovo della serie TV, c'è un vero e proprio cucciolo. Ed è lì, regà, che mi possono dire non avevano budget. Lì sì, cazzo. Cioè, hai capito di non riuscire a fare un altro draghetto in CGI e hai usato l'espediente dell'uovo? Ma ti posso capire benissimo e approvo, assolutamente. Non come Jax di Cover Jacko qua. Persa di nuovo un'altra occasione per vedere finalmente un altro segno oltre a Hard nella serie TV e lasciamo perdere quell'Axe nella prima puntata, regà. Continua il combattimento finché Yennefer uccide Bolt che stava per uccidere Geralt. Ricompare Villain Tretemert sotto forma di Borch che regala dei denti di drago a Jarpin Zigrin e ai suoi. Buono perché nel libro, appunto, come ho detto prima, si parlava proprio di denti di drago.
Intanto Siri viene legata dalla stola di Calante ad un albero nel bosco, che basta che vai avanti un attimo con la testa e ti liberi, ma ok, e ovviamente viene trovata per prima da Dara. Certo, se c'è tutto il continente che ti cerca, il primo che ti trova è quello che ti salva sempre il culo, va bene. Ma finalmente Dara tira fuori le palle dicendo: se sto ancora un po' con te, morirò anch'io. E direi, applausi a scena aperta. Infine c'è Geralt che litiga con Yennefer, Geralt che litiga con Ranuncolo, Kair che parla con Fringilla, che è una cosa tipo: la troveremo. L'hai già persa 2 volte su 2, ma la ritroveremo. Raduna gli uomini. Si inizia con Ciri che prova a rubare una pannocchia, ma viene sgamata in tempo zero da un uomo che, al posto di denunciarla, le chiede dov'è diretta. Ciri risponde: Skellige. Interviene una donna che le dice giustamente di stare attenta a girare da sola. Ciri, per non saperne leggere né scrivere, le risponde male e se ne va. Ok, almeno è coerente col suo comportamento di merda. Intanto Geralt scorge da un'altura l'esercito nilfgaardiano, e state bene attenti a questa immagine. Il Witcher si reca subito dopo a Sintra e manda a chiamare Sacco di Topo, ed è in questa occasione che il druido gli rivela il sesso del bambino sorpresa. Quindi Geralt nella puntata precedente non avrebbe potuto dire a Yennefer della bambina sorpresa, ma per approfondire guardare lo scorso video sul canale, quello della puntata 6. Sacco di Topo gli dice anche che Duni e Pavetta sono morti in un incidente in mare e che Ciri ora è sotto la responsabilità di Calante, sua nonna. Ma il druido chiede anche al Witcher come mai si presenta solo ora. Allora Geralt dice di aver visto un esercito al passo di Amel, una distesa di nero e oro. Ragazzi, ora, non vorrei fare il pignolo, ma dalle immagini che vi ho fatto vedere non mi pareva proprio una distesa di nero e oro. Allora sono andato a sentirmi la versione originale, che è ancora peggio. È Sea of Black and Gold. Un mare? Ma quello che ho visto erano i mini affluenti del Po in secca. Vabbè, andiamo avanti. Geralt si accorge durante la conversazione che qualcosa non va, sente persone che si muovono e rumori d'armatura. Abbandona sul posto Sacco di Topo e si mette a girovagare per capire da dove arriva il chiasso. Ed ecco la prima scena veramente ridicola dell'episodio. Finora i cavalieri che si muovevano facevano un fracasso bestiale, giustamente, a causa dell'armatura. Uno appare davanti al Witcher e l'altro alle sue spalle. E già qui. Un vero Witcher li avrebbe sentiti arrivare ore prima. E se per malaugurato caso non li avesse sentiti tramite i passi, lo avrebbe fatto senza dubbio col rumore del loro respiro. Ma ora viene il bello. I due cavalieri svaniscono nel nulla, senza fare rumore, e Geralt se ne accorge solo nel momento in cui non li vede più. Ma i sensi da Witcher gliel'hanno tolti solo per girare questa scena? Poi gliele rimettono, vero? Ma che senso ha, raga? Cioè, devono capire che queste scene non le possono fare con Geralt. Non è un essere umano, è un cazzo di mutante. Ha abilità sovraumane. È lui che può sparire e comparire senza fare il minimo rumore al massimo. Non due imbecilli con armatura pesante e mantello, dai. Boh. Poi la cosa più intelligente che gli viene da fare, a Geralt intendo, è ritornare al Sacco di Topo e puntargli una lama alla gola. Cioè, tra come si sta comportando col druido adesso e come si è rivolto a Ranuncolo nello scorso episodio, cioè, Geralt sa proprio come tenersi stretti gli amici. Comunque, compaiono di nuovo i cavalieri che, sguainando le spade, cominciano ad avvicinarsi. E a quel punto Sacco di Topo grida la frase più stupida che potesse gridare. Geralt, fa qualcosa, moriremo tutti e due. Ma in che senso? Cioè, allora, lui e Geralt sono amici, ok, su questo non ci piove. Non esisterebbe mai nella vita che Geralt possa uccidere Sacco di Topo. Per cosa poi? Morire ugualmente? Poi, Sacco di Topo è un cazzo di druido, ha dei poteri, come abbiamo visto nelle prime puntate tra l'altro. Porca troia, ma che li usi per liberarsi, no? Terzo, ma vi pare che Calante che manda le sue guardie non dice loro di stare attenti a non uccidere Sacco di Topo? Boh, sembra che in questa serie TV le cose debbano andare avanti semplicemente perché devono andare avanti. Non c'è logica né nelle azioni che si vedono né nei dialoghi che si sentono. E a conferma di quanto appena detto, Sacco di Topo è costretto, molto tra virgolette, a usare i suoi poteri perché sennò sarebbero stati attaccati dalle guardie di Sintra. Boh, no comment. La puntata, meno male, si apre con un bel simbolo, un leone in frantumi, che simboleggia ovviamente la caduta di Sintra, il cui stemma raffigura 3 leoni in campo azzurro. Nella scena dopo, Calante parla della sua preoccupazione per Nilfgaard ed appaiono Geralt e Sacco di Topo.
Il Witcher dice di essere stato lontano dal suo destino 12 anni. Alt. Nel 1249 si è svolto il famoso banchetto. Nel 1250 è nata Ciri. Questo anno è il 1263. Quindi, 12 anni cosa, regà? Si parla di almeno 13-14 anni. Ma io dico, ma come cazzo fanno a sbagliare anche questo? Cioè, sono andato a controllare anche sulla mappa interattiva che hanno fatto loro per fare chiarezza sulle varie timeline. E sbagliano? Boh, non capisco, sembra quasi lo facciano apposta. Vabbè. Geralt poi chiede a Calante se si ricorda ancora la differenza tra amico e minaccia. Fratello, a quanto pare no, visto che Ndokoyo Koyo stava per far uccidere anche sacco di topo. Poi, io dico, no? Sai che sta arrivando Nilfgaard a farti il culo. Tutto quello che vuoi è che Ciri sia al sicuro. Hai il Witcher più cazzuto di tutti che la vuole portare via da Sintra per proteggerla e ti dà anche la sua parola che te la riporterà. Cioè, ma vuoi altro? Una fetta di culo? Non lo so. Intanto la regia inquadra uno spettacolo di burattini in una piazza e vi giuro che ho urlato al plagio della scena con aria di Game of Thrones, ma super twist, colpo di scena, Ciri non stava assistendo allo spettacolo. Piuttosto decide bene di farsi sgamare di nuovo a rubare e quindi di comprare un paio di guanti usati barattandoli con l'anello da 400 carati della madre. Interviene di nuovo la donna di inizio puntata che inizia a stalkerare Ciri fino a proporle di andare con lei. Ciri sembra accettare, ma per non smentire la sua reputazione da stronza, appena la donna si gira un secondo, lei le fotte uno dei due cavalli e scappa. Si ritorna da Geralt, che Calanti riesce a prendere in giro per un periodo che non dura più di 3 minuti, dato che la regina, al posto di consegnare Ciri al Witcher, gli consegna una ragazza presa a caso. Geralt ovviamente sgama la cosa prima di subito, ma regà, due cose. Uno, mi è piaciuta molto la scena che si vede nella prima puntata, che qui si ripete e finalmente si chiarisce chi stava spiando Ciri. Molto bella, molto suggestiva. Due, in una città come Sintra era molto difficile trovare una ragazzina di 12-13 anni, bionda con gli occhi azzurri, che non fosse nello stesso gruppo di amici di Ciri. Cioè, a Geralt è bastata una ventina di secondi per blastare la presa in giro. Calante è così stupida o crede Geralt così stupido? E ancora, ma tutta la puntata dell'altra volta a colpi di femminismo puro grazie Loren e poi butti una tua suddita a caso nelle braccia di un Witcher? Cioè, ho capito che lo fa per amore materno, ma mi sembra un po' un controsenso, no? E a tal proposito, finalmente, Geralt la colpisce con la stessa frase che ho appena detto. Mi fai la predica sull'amore materno e mi offri la figlia di un'altra donna? 90 cazzo di minuti di applausi. La risposta tuttavia non è altrettanto incisiva. Regina di tutte le sintriane, ma nonna solo di una. Che a casa mia non giustifica un beneamato cazzo, ma andiamo avanti. Arriva Aist che scorta Geralt fuori dal castello. E qui c'è un'altra scena ridicola, secondo me. Punto 1. Aist puntava tutto sul fatto che Geralt si fermasse esattamente dove si è fermato? E se si fosse fermato 2 metri più in là? Punto 2. Le inferriate cadono e rimbalzano? Ma di cosa sono fatte? Di cartone? Ma anche fossero fatte di ferro, se rimbalzano vuol dire che non sono stabili e che un Witcher potrebbe sollevarle per scappare, no? Punto 3. Geralt rimane basito dal fatto che gli sceneggiatori di nuovo non gli permettono di usare i suoi sensi da Witcher. Ma perché, regà? Perché queste cose? Sono scene ad effetto, l'ho capito, ma sono completamente fuori luogo e fuori ogni tipo di logica, o meglio, fuori ogni tipo di quella logica, di quel mondo. Ah, e per tornare alla scena di prima, Sacco di Topo davvero non dice niente a Calante sul fatto che stava per morire per mano delle sue stesse guardie? Ok. Si ritorna da Yennefer e al suo breve colloquio con le guardie nilfgaardiane che incredibilmente in poche battute riescono a sbagliare il nome di due paesi. Kaengorn e Nazer. Beh, complimenti. Comunque Yen e Istrid si rincontrano dopo un po' di tempo, parlando del più del meno in una taverna, con tra l'altro a fianco Vilgefortz, ma nessuno dei due se ne accorge, sono maghi questi, non lo so, e la maga rinnova l'invito, scappare con lei come già proposto nelle puntate precedenti. Istrid le tira un bel 2 di picche sui denti e se ne va. A questo punto interviene Vilgefortz che convince Yennefer a tornare ad Aretusa. Arrivati qui manco 2 minuti e i due litigano e Yen girovagando comincia a rivivere i ricordi del suo apprendistato. Però ad un certo punto, sentendo i gridolini delle novizie, impazzisce e entra nella stanza chiedendo cosa stesse succedendo.
uno, chi cazzo sei per fare una scena del genere? Due, ma in che senso le novizie rispondono a una donna che non hanno mai visto, entrata sbraitando e senza battere ciglio? Boh, ok. Poi meno male questo cringe che si era venuto a creare viene dissolto dalle battute di Yennefer su Tissaia, come quando gli universitari vanno a trovare i prof del liceo durante le prime lezioni delle matricole. Avete presente, no? La sensazione che ho provato guardando questa scena è stata esattamente quella. Dopo aver scammato la domanda perché sei tornata, Yennefer decide bene di farsi un bong con le ragazzine appena conosciute. Non ci vedo nulla di strano, se non che scopre che le novizie non sono delle vere maghe e che il capitolo voleva dare Tusa le figlie delle migliori famiglie, anche senza che avessero compiuto una canalizzazione. Dopo aver screditato Aretusa agli occhi delle giovani apprendiste, interviene Tissaia, ma appena dopo l'inizio di una discussione tra Yennefer e la stessa Tissaia, tutti i maghi e le maghe vengono chiamati a raccolta per una riunione. Topic: Nilfgaard sta per attaccare Sintra. Domanda a cui rispondere: schierarsi in difesa del gioiello del Nord o rimanere a guardare? Maghi come Artorius Vigo sono per la neutralità, ed è abbastanza ovvio il perché. La nipote è la maga di punta di Nilfgaard e lui proviene da Toussaint, che è un ducato vassallo della stessa potenza. Altri sono per la difesa del loro stile di vita, che, a loro dire, sotto l'imperatore cambierebbe di sicuro. La maggioranza però decide di non intervenire. Quindi Sintra ha la peggio sia a Marnadal, dove muore Eist, sia a casa sua, e durante l'assedio Geralt si libera dalla prigione da solo, alla maniera dei cartoni animati praticamente. Calante manda Sacco di Topo a liberare il Witcher, però lui è già scappato, e appena fuori dalla gabbia fa fuori 4 Nilfgaardiani in qualcosa come 5 secondi. Ora, cara regina, con tutto il bene che posso volerti, avresti potuto pensarci prima a liberare questa macchina da guerra? Sarebbe potuta essere utile, no? Comunque la regia ripercorre un po' tutto quello che è stato l'epilogo già visto del massacro di Sintra, e la puntata si chiude con Ciri che, mentre accende un fuocherello in mezzo a un campo, viene importunata da dei ragazzi di Sintra, tra i quali c'è anche colui col quale giocava in strada nel primo episodio. Dopo una discussione verbale, tutti e 4 i ragazzi alzano le mani su Ciri, che, caduta in ginocchio, recita in trance un passo della profezia di Thlin, e il suo urlo nell'oscurità sancisce la fine della 7ª puntata. L'episodio comincia con la fine del massacro di Sintra e con Geralt che si aggira per il castello, vede l'abito e i giochi di Ciri e, ricordandosi della promessa fatta a Calante, decide bene di addentrarsi nella foresta appena fuori dalla città, di notte, con migliaia di cadaveri freschi in giro, incurante di tutte le razze di necrofagi che questo cimitero a cielo aperto possa attirare. Ma la cosa ancora più ridicola è colui che incontra, Iurga. Dice che stava tornando a casa dalla sua famiglia, ma di essersi fermato a mettere a posto i cadaveri delle povere anime. Raga, ma vi rendete conto? Cioè, da una parte un Witcher il cui unico obiettivo ormai è trovare il suo destino, ovvero Cirilla, la quale è il bersaglio numero uno di ogni potenza del continente, con una guerra che imperversa e quindi perennemente in pericolo, si ritrova a fare la passeggiata di salute tra mucchi di cadaveri, non pensando a quanti mostri dovrà uccidere per non tirare le cuoia, e invece quell'altro, un mercante che con Nilfgaard e i briganti in giro, si ferma da solo nella foresta di notte a ammassare corpi senza vita che, non so, neanche conosceva. Lo vedo solo io il nonsense in tutto questo? Poi, ad un certo punto dal terreno sbucano fuori finalmente i mostri, ovvero quelli che dovrebbero essere ghoul. Ho sempre trovato interessanti e mai banali i combattimenti in questa serie, ma qui hanno voluto farmi ricredere totalmente. Geralt è di una lentezza esasperante e sembra concentrarsi di più sulle mosse teatrali che sul combattimento. Regà, è occhio che sto parlando del personaggio e non di Henry Cavill. E ovviamente, come anche nella scorsa puntata, gli avranno tolto i sensi da Witcher, perché sembra che non capisca mai da dove possano arrivare i pericoli, a meno che non facciano un rumore incredibile. Poi, come un pollo, si fa mordere alla gamba e Iurga lo carica sul carro per portarlo a casa. Questo è quello che succede nella serie. Nei libri tutto ha molto più senso. Geralt si sta recando a Sintra per Ciri. A Iurga, su un ponte, si rompe una ruota del carro, ma non vuole abbandonare il frutto di un anno di sacrifici. A quel punto arriva Geralt, i due si incontrano, stringono un patto, tramite la legge della sorpresa, e Geralt decide di aiutare quindi il mercante, avendo un durissimo scontro con decine di Drowner, i quali, se ricordo bene, lo trascineranno anche dentro l'acqua.
Geralt alla fine prevale ma è gravemente ferito. Allora Yurga e i suoi aiutanti lo caricano sul carro per portarlo in città e farlo curare da un guaritore. Non avrebbe più avuto senso così? Sia a livello di storia che di logica? Comunque, torniamo da Ciri che si sveglia dopo aver liberato il suo potere ancestrale su qualsiasi essere vivente nel raggio di 30 metri la notte prima. E la donna stalker della scorsa puntata arriva in suo soccorso chiedendo cosa sia successo. Ciri non ha mai risposto a una domanda diretta in 7 episodi, figuriamoci se deve cominciare a farlo nell'ultimo, e infatti risponde con «Erano venuti per me». La donna, di tutta risposta, conclude il ciclo con un bel «Allora hanno avuto quello che meritavano». Chi se ne frega se ci sono i loro pezzi sparsi per la campagna, chi se ne frega se i loro cadaveri sono infilzati sopra gli alberi, chi se ne frega se il tuo cavallo rubato è quasi imploso e ora sarà cibo per vermi, giusto? Portiamo questa bambina ladra, killer, a casa, mi sembra la cosa più giusta da fare. Ora finalmente arriva la parte più bella dell'episodio, il simbolo. Compaiono tutti i simboli delle puntate passate che cominciano a scomporsi per formare quello definitivo. Il lupo, la rondine e la stella di ossidiana. Rispettivamente, ovviamente, Geralt, Ciri e Yennefer. Tanta roba. È stata la prima volta durante 8 puntate in cui ho detto «Nah, che figata!». Peccato che sia stata anche l'ultima. Comunque, torniamo da Yennefer e dagli altri 59 maghi che per arrivare a Sodden e rappresentare l'ultimo baluardo del Nord contro l'avanzare di Nilfgaard, decidono bene di andare in barca. Dare Tusa Sodden in barca. Allora, raga, riprendiamo in mano la mappa e spero sia l'ultima volta, almeno per questa serie. Qui, Arethusa, isole di Tanedd, baia nord-ovest di Gorsvelen. Lì, colle Sodden, est di Sintra. Ma vi pare che 60 maghi per arrivare a destinazione prendono una cazzo di barca, circumnavigano l'universo e entrano nel fiume Yaruga con tutti i pericoli che ne conseguono? Ma quanto ci hanno impiegato? Ma di chi è stata la folle idea? Ma io dico, siete dei maghi, minchia, ma un portale no? Ma sprecherebbero potere. Ok, ma sono in 60. Non vogliono farsi tracciare da Nilfgaard, no? Ok, ma sono in 60 cazzo di maghi. Ce ne sarà uno meno imbecille degli altri che sa come non farsi tracciare, no? Se sono un maschilista. Ma che cazzo? Questo, ragazzi, è il classico esempio di dibattito che si ha su internet quando si cerca di far ragionare un fanboy di una serie fuffa. E comunque potrebbero prendere anche dei cavalli, cioè al posto di andare a salutare ogni singola balena di Skellige, ma ok. Dopo aver fatto intravedere un po' di soft porn tramite il petto di Sabrina e aver sbagliato la pronuncia di nuovo di Kedwen e Nazer, i maghi sbarcano. La regia lavora malissimo, regà, seguendo Vilgefortz e Yennefer camminare sulla spiaggia, ma questo è il meno. Il mago le chiede, perché sei venuta? Yennefer di tutta risposta se ne va. Boh, in questa serie non bisogna rispondere alle domande dirette. Ma la scena successiva, cioè praticamente il secondo dopo, la stessa Yennefer si lamenta del fatto che camminano da 2 ore, ma Vilgefortz non ha ancora risposto alla sua domanda. Ma tu non l'hai fatto? E tu ti lamenti? Ma che cazzo sta succedendo, regà? Ma che copione è? Ma chi l'ha scritto? Vabbè, almeno l'ambientazione di Colle Sodden è fatta quasi decentemente. Diciamo che rende l'idea della necessità di Nilfgaard a passare da lì per andare a nord. Dopo varie chiacchiere, durante le quali si intravede una particolare maga originaria di Skellige, ma ne parleremo dopo, sotto gli ordini di Tissaia i maghi decidono di fortificare il posto. Non so voi, ma io quando mi chiedono cosa vuol dire fortificare un posto, rispondo renderlo più difficile da espugnare, giusto? Non so, rendere più resistenti i portoni principali, mettere delle sentinelle in posti strategici, concentrare le forze sulle possibili brecce che il nemico potrebbe fare nelle mura, cose del genere. E invece no, perché i grandi maghi decidono di fortificare tramite frecce di legno e boccette di vetro con dentro sassolini incantati e colorati. Dopo un tentativo mal riuscito di romance tra Tissaia e Vilgefortz, sorvoliamoci per favore, durante la notte Fringilla decide di testare i suoi ex colleghi. Avrei 3 domande in merito. Ma in che senso ogni volta che deve fare qualcosa Fringilla uccide i suoi adepti?
Cioè, a Syntra ne sventra uno per scoprire dove è Ciri, e qua ne fa fuori un po' obbligandoli a trasformarsi in palle di fuoco. 2. Ma seriamente tra 60 maghi che devono respingere il più grande impero mai esistito, non ce n'è stato uno in grado di pensare a una barriera magica di protezione? Cioè, perlomeno durante la notte? No. 3. Ma seriamente non è stata messa neanche una sentinella di vedetta in caso si fossero presentati dei problemi? Cioè, allora, regà, ci sto andando giù di brutto, lo so, ma solo perché la battaglia di Sodde non esiste nei libri. O meglio, esiste ma non è raccontata, è solo descritta, diciamo, passivamente in qualche racconto. La serie ha deciso di inscenare qualcosa di cui non si sa nulla, o quasi nulla. E messa così è una cosa figa, no? Cioè, hai carta bianca per realizzare qualcosa di davvero fuori dagli schemi, se vuoi. Ma non è neanche iniziata la battaglia e già fa tutto schifo al cazzo? Che fondamenta vuoi mettere giù? E infatti si rivela sbagliata anche un'altra cosa, ma proprio una cosuccia da niente, no? Si rivede in cielo la palla di fuoco da parte di Fringilla. L'unico intoppo è che la battaglia di Colle Sodden è avvenuta un anno prima rispetto alla timeline in cui si trova Ciri ora. Quindi, in sintesi, battaglia di Colle Sodden 1263, Geralt e Ciri durante il racconto qualcosa di più, 1264. Quindi poi è inutile che mi creano la mappa interattiva del continente per spiegare le varie timeline se sono loro stessi a sbagliare, tra l'altro per la seconda volta. Comunque, andiamo avanti. La mattina dopo i maghi da 60 sono diventati 22. Cioè vuol dire che 38 maghi, che erano partiti per salvare il nord, dopo aver circumnavigato l'emisfero boreale, pronti a sacrificare se stessi, dopo una notte e qualche palla di fuoco magica, hanno tagliato la corda come dei codardi. Mi sembra giusto, no? Ma veramente, raga, al pubblico piace sta roba. Cioè, io non mi capacito del livello di nonsense che ha raggiunto questa serie. Come succede durante la visione di Geralt, nella quale, mentre sta ricordando la madre, appare un villain Tretenberg selvatico, così a caso. Ma in che senso? Ma perché? E come succede subito dopo a Sodden? Nilfgaard ci sta attaccando in massa? Ha cosparso tutto il territorio di nebbia magica? Perché non uscire dal posto che dobbiamo difendere dividendoci in gruppi da uno? Mi sembra la cosa più logica da fare. Direi inoltre di sorvolare sul fatto che la maga dai capelli rossi venga chiamata Corallo, quando il suo nome è Coral. Perché sennò allora Yennefer la chiamiamo Genoveffa e Geralt diventa Gerardo come mio zio. Le buccette con i sassolini colorati almeno servono a spaventare gli impavidi soldati nilfgaardiani, mentre Vilgefortz fa finta di perdere il duello con Kair. Dico fa finta perché ho letto molti commenti sui forum che dicevano ma Kair quanto è forte con la spada, ha addirittura quasi ammazzato Vilgefortz. In realtà Vilgefortz con un rutto può far esplodere Kair, ma questo non glielo diciamo perché uno quando si convince di una cosa e un altro gli fa notare che non è esattamente come pensa, al giorno d'oggi su internet soprattutto, equivale a un tua mamma è puttana, quindi lasciamoli nella loro beata ignoranza. Ovviamente il mago e il cavaliere nero sono complici da molto prima di questo scontro e lavorano entrambi per Emir Varemreis, l'imperatore, anche detto padre di Ciri. Quindi è ovvio che Kair non uccida Vilgefortz, mannaggia voi, ma non è altrettanto ovvio che Vilgefortz usi la magia solo per far comparire la spada del fodero. Ma scusate, Yennefer non si fa due domande? Cioè, il più giovane e promettente mago e poi combatte con la spada e perde? Nessuno si fa nessuna domanda, ok. Ma la sagra del trash continua con Fringilla che dice 3-4 volte con la mente apriti, apriti, e il portone del mastio incredibilmente si apre. Notare tra l'altro che la fortificazione attuata è stata composta da un asse di legno. Ma minchia, ma dei puntelli? Qualche incantesimo? No, siamo una serie troppo nonsense per fare queste robe. Una cosa figa secondo me è quella specie di portale dentro il quale Fringilla fa sparare le frecce ai suoi arcieri. Poi, che su 8 frecce che hanno lanciato, 8 abbiano fatto centro senza mirare, potremmo discuterne, ma non lo faremo. Dopo che Fringilla fa fare uno 0-6 di Dimeritium a Tissaia, seguiamo Geralt che ancora in preda al delirio prende un allucinogeno dei Witcher per abbassare ulteriormente il ritmo delle funzioni vitali e combattere l'infezione. E così ha un'altra visione, il giorno in cui sua mamma Visenna lo lasciò nelle mani di Vesemir, il suo maestro.
In realtà non è mai avvenuto in questo modo, in realtà nei libri le prime visioni che ha Geralt durante i deliri riguardano Yennefer e il banchetto di Sintra, ma perché mai fare cose fedeli ai libri? L'unica cosa fedele ai libri di questa battaglia è la ferita che si procura Triss col fuoco. In seguito infatti dirà a Geralt che non porterà mai più vestiti scollati. Triss, noi ci crediamo poco, ma l'importante è che ne sia convinta tu. Intanto Sabrina viene impossessata dai vermi d'argento di Fringilla, sabota tutta la scorta dei sassolini colorati e infine cerca di uccidere Yennefer, la quale si salva per un pelo e subito dopo trova Tissaia messa male. Geralt, dopo la botta dall'allucinogeno, vede prima Renfri, poi Yennefer e infine sua madre Visenna. Molti mi hanno chiesto di lei durante le live sotto i video. Visenna, regà, è una maga e una guaritrice, ma è anche la madre naturale di Geralt, sebbene nei libri viene specificato che non ci sia nessuna somiglianza con lui. È una delle pochissime e rarissime maghe a non essere divenuta sterile a causa della magia, che sia dalla nascita o dopo. Il padre di Geralt invece è Corin, un cavaliere che aiutò la stessa Visenna a sconfiggere il Cosci di Fregenar o Fregenar, ma questa è un'altra storia. Geralt vuole sapere perché la madre l'ha abbandonato e soprattutto perché è proprio da Vesemir, ma Visenna lo mette a dormire senza rispondere alle domande del figlio, come succede sempre in questa cazzo di serie. Intanto Nilfgaard sta straripando sul colle, così Loren decide di ricorrere alla sua arma più micidiale, il rancore verso il mondo. Prende Yennefer, la mette su un'altura e le fa incendiare tutta la foresta circostante, a prescindere che ci siano Nilfgaardiani o gente nel nord. Uno, farlo un pochino prima, magari mettendo in salvo la gente del nord. Due, spero proprio che questa chiavata a ferro e fuoco sia il motivo per cui poi Yennefer perde la vista, perché se no non ha avuto senso neanche questa scena. In questo frame comunque possiamo vedere un Khair visibilmente triste di aver perso l'ultima occasione che aveva per fare bella figura col pubblico, almeno con la prima stagione. In questo invece l'arrivo del bellissimo e sicuramente non in carne Refoltest, che però è inutile vista la fornace a cielo aperto creata da Yen. In quest'ultimo invece possiamo notare lo spessore delle lenti a contatto di Ciri, che dopo essere stata accudita, lavata, vettovagliata e adottata dalla donna, decide bene di scappare senza dire niente, come al solito, in direzione del bosco. Che spirito di avventura, raga, cioè, nudi e crudi The Witcher Edition. Un decimo di secondo dopo arrivano sia Jurga che Geralt e il Witcher sente parlare i coniugi di Ciri e quindi corre nel bosco pure lui senza dire una mazza. Finalmente Ciri e Geralt si incontrano, solo nella serie, nei libri si erano già incontrati ma shh, non diciamo ad alta voce, e la serie finisce con la domanda di Ciri: chi è Yennefer? Raga, mega teorie si sono sprecate su questa frase, ma visto che la battaglia di Sodden è avvenuta un anno prima rispetto a questo evento, io vorrei dire solo queste tre parole: non ha senso. E così si conclude l'ultima puntata e quindi la prima stagione di The Witcher Netflix, differenze e opinioni. Non pensavo di andarci giù così pesante su tutto, ma devo dire che come al solito se lo sono meritato ampiamente. Aspetto trepidante la continuazione, quindi la stagione 2, Blood Origin o come si chiama, The Nightmare of the Wolf. Comunque ringrazio sempre voi che avete guardato il video, i miei iscritti, soprattutto gli abbonati che danno sostegno finanziario al canale. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao a tutti!